Ora si registrerà la conferenza. Eccoci qua, buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti a questa seconda tavola rotonda che abbiamo chiamato i musei per l'ambiente e il clima. Innanzitutto, prima di passare la parola appunto agli interventi che aprono questa tavola rotonda, voglio ringraziare innanzitutto ICOM e il Museo Diffuso della Resistenza, in questo caso che ci ospita virtualmente. L'altra volta eravamo ospiti della Reggia di Venaria e questa volta invece siamo ospiti del Museo Diffuso della Resistenza, anche questo un socio ICOM di lunga data. Ringrazio anche il patrocinio del gruppo di lavoro sulla sostenibilità che si è costituito all'interno di ICOM e che si sta appunto popolando di iniziative, dove se vogliamo questa proprio è la prima sperimentazione a livello di coordinamento ICOM Piemonte e Valle d'Aosta. Prima di passarvi la parola, volevo un po' ricapitolare anche quello che è successo la volta scorsa e quelle che sono un po' le ultime, diciamo, voci che arrivano dal mondo dei musei su queste tematiche. La volta scorsa abbiamo messo a disposizione poi il video sulla piattaforma YouTube di ICOM ed è stato diciamo, un incontro molto partecipato dove sono venuti fuori tantissimi argomenti appunto aperti dalla Reggia di Venaria dove sono stati appunto presentati tante buone pratiche che i musei stanno portando avanti sul territorio di Piemonte e Valle d'Aosta. In questa prima e seconda tavola rotonda non abbiamo ancora deciso di focalizzarci su un tema specifico perché volevamo proprio raccogliere l'insieme dei contributi e dei musei che sono già attivi in modo particolare e specifico su alcuni temi per poi andare magari a partire dall'aprile del 2022 invece focalizzarci su alcune tematiche e oltre appunto a questi approfondimenti cercare di coinvolgere sempre più degli attori del territorio che sono anche al di fuori del mondo museale, professionale, diciamo più strettamente legato ai musei della cultura. E quindi già in questa prima tavola rotonda abbiamo coinvolto la città metropolitana di Torino. E nelle prossime iniziative invece cercheremo ancora di più di allargare il giro, proprio per mettere in dialogo il mondo dei musei con quelli che sono gli attori del territorio che stanno portando avanti le tematiche sullo sviluppo sostenibile e in questo particolare, diciamo, sessione abbiamo deciso di trattare il tema della sostenibilità ambientale e ovviamente con delle ricadute su quei temi che sono quelli sociali, economici e culturali. Quello che appunto solo per fare una piccola riepilogo veramente perché i temi e i contenuti sono stati tantissimi e veramente ricchi anche dai feedback che ho ricevuto, poi in effetti tutti mi hanno detto ma forse sarebbe meglio andare ad approfondire. Lo faremo poi dalla terza volta. Ad esempio, solo per riprendere alcuni temi, mi scuso se non citerò tutta la ricchezza che è stata riportata, però ad esempio dalla Reggia di Venaria, la loro pratica sul green, che vede coinvolto anche tutto il parco e le loro, attività, espositive, ma, hanno messo in evidenza, oltre al discorso anche di interventi che hanno portato avanti anche sulle centrali energetiche, che li ha visti anche degli attori di primo livello sul patrimonio in classe A a livello nazionale. Un tema molto importante è anche quello del marketing strategico, poi del consorzio anche di tutte le regge, perché a partire da questa iniziativa della Reggia Green si vede come il tema della sostenibilità è anche un attrattore per posizionare gli enti della cultura diciamo in un ambito turistico attento a queste tematiche. Ho partecipato il 30 di settembre in un panel molto interessante con che erano presenti sia Ecomusei e Ecomusei a livello internazionale e ci sono appunto diversi Ecomusei anche
inglesi o del nord Europa che si posizionano proprio su queste, sulla tematica ambientale per essere attrattori di un pubblico se sensibile, quindi attenzione alla mobilità sostenibile, e a delle pratiche di cura del territorio. Quindi c'è veramente, abbiamo messo in evidenza tutte quelle che sono delle pratiche sull'edificio, ma poi anche di presa anche di attenzione sul territorio e in relazione alla voce, all'attivismo con le comunità per sensibilizzare. Ovviamente il MAC ha messo in evidenza tutte le loro come scienza, come, con tutti gli exhibit che partono sempre da un approccio scientifico, ma poi vanno a far vedere anche la ricaduta sui risvolti sociali. Con tutti i laboratori sull'educazione civica ambientale che hanno intrapreso nell'ottica della citizen science, proprio per far capire che il cittadino può essere a sua volta uno scienziato, attore di primo piano su questi temi. Roberto Cerrato, con i paesaggi vitivinicoli UNESCO, anche ha riportato quelli che sono i loro obiettivi e ha messo in evidenza anche con lo spirito critico con cui è impostata questa tavola rotonda, quello della necessità comunque di arrivare a un piano di adattamento, perché finché non ci sarà questo piano sarà anche un po' difficile andare a fare una programmazione effettiva di alcune tematiche, un piano di adattamento anche a quelli che possono essere i cambiamenti e le emergenze climatiche che subisce il territorio. Il Castello di Rivoli, con l'intervento di Paola Zanini, che ha parlato appunto anche di alcune pratiche sul green building, abbiamo tutti edifici, la maggior parte dei musei e degli edifici culturali in questo caso sono all'interno di edifici storici. Quindi quella è anche una sfida molto importante, che è stata ripresa anche da altri enti. E poi ovviamente tutto il loro lavoro con il Dipartimento di Educazione, del Castello di Rivoli, con le Ortenaute, che avevano proprio questo al centro, il rapporto con le persone. Hanno messo proprio in evidenza il tema della consapevolezza e appunto nelle loro summer school anche, dove cercano di ripristinare questo rapporto, questo ruolo e relazione fondamentale dell'uomo con l'ambiente, con la natura e col paesaggio. Hanno citato appunto, vogliono essere un inciampo nei piedi delle persone, perché proprio uno si inciampi su queste tematiche e ne rifletta. Poi abbiamo appunto avuto gli interventi di altri musei del territorio, come i musei d'Ossola, che anche loro hanno iniziato a ragionare anche su come può essere una mobilità più sostenibile tra i diversi luoghi, a partire dall'esperienza di un museo. Alcuni di questi musei poi saranno poi forse più attori della terza tavola rotonda, e anche appunto i musei hanno messo questa relazione che hanno molto stretta, così come Diego Monda ha iniziato a raccontare qualcosa dei musei, dei mo antropologici del territorio, della regione, e proseguirà questi approfondimenti in seguito. Il tema dell'outdoor education, portato avanti, anche citato dal Parco d'Arte Vivente, con appunto la messa in evidenza di un edificio e del parco che è anche già costruito con degli elementi di bioarchitettura, ma poi ha tutte queste attività espositive, ma anche che mettono in evidenza anche tutto quelli che sono i ruoli dei movimenti ambientalisti a partire dal passato, ma sappiamo adesso quanto sono stati importanti e sono importanti per dare la giusta evidenza alle tematiche e far fare uno scatto anche alla politica, con grande difficoltà, a favore delle tematiche, ambientali. Hanno anche degli orti didattici. Poi ci sono stati due interventi della Val d'Aosta, e anche oggi avremo ancora presente, Gianfranco Zida e Maria Cristina Ronc, che ringrazio, dove appunto hanno fatto anche due interventi molto interessanti, perché sono stati capaci proprio di non solo dire tutto quello che stanno facendo, ma anche con uno spirito critico per far capire quali sono le necessità per proseguire questo percorso. Ovviamente ringrazio anche i Musei Reali di Torino, che hanno appunto fatto vedere, hanno messo in evidenza questo tema del Green Museum, quindi la sfida anche a ragionare per una riduzione dei consumi a favore di risorse rinnovabili, e anche
di fare questi ragionamenti in modo progressivo e in modo più strutturato, anche vista la complessità di tutti gli edifici che fanno parte dei musei reali. Poi ovviamente hanno messo in evidenza quella che è la voce pubblica, no? Con le mostre, con i giardini che hanno riaperto. È anche interessante, proprio Filippo Masino ha messo in evidenza con spirito critico, il ruolo delle figure professionali. Abbiamo iniziato a trattare questo tema, non l'abbiamo approfondito. Oggi sarebbe anche interessante, ragionarci. Asilo Bianco, che abbiamo qua, che gli ridarò la parola perché purtroppo con Giorgio Caione l'altra volta per mancanza di tempo ho dovuto interrompere la sua relazione, quindi riprenderemo anche sui punti. E ha partecipato alla fine anche Andrea Menia del Museo Egizio, dove appunto hanno messo anche, ha citato, ha iniziato a discutere di alcuni, appunto di come loro stanno procedendo anche per il tema dell'efficienza dell'edificio, e sottolineava un aspetto che è emerso anche da tanti, vi ringrazio, proprio questo consolidare il contatto tra i colleghi su queste tematiche, no? Cui è stato un parere favorevole su queste tavole rotonde, proprio quello di aprire la discussione a livello locale, per far cadere dei temi che sono sì teorici, ma che possono nei musei trovare veramente una pratica, un attivismo, fondamentale per far proseguire questo discorso. Ringrazio Elena De Filippi, che vedo che si è connessa anche lei adesso, e appunto, quindi anche la prima volta ha partecipato, e quindi io ho fatto un po' una panoramica di quelle che sono state le tematiche, un breve accenno su quello che sappiamo essere un tema che non è andato molto bene. Sappiamo che si è conclusa la COP26 e tutti gli attivisti appunto dimostrano quanto non sono stati raggiunti quegli obiettivi che invece si sperava si raggiungessero in precedenza. E quindi ci si rende sempre più conto che c'è forse un distacco tra la politica e quello che poi i territori e le realtà locali fanno, no? Ho partecipato anche un po' di tempo fa a una lezione del maestro Pistoletto, dove, che oggi avremo anche Città dell'Arte e Fondazione Pistoletto, che porterà una relazione dove lui diceva proprio: non aspettiamo che siano gli altri che fanno qualcosa, ma diamoci da fare in prima persona e quindi agiamo su queste tematiche. Lo scopo proprio di questo incontro è questo. Non mi dilungo, ci sarebbe anche tanto da dire su quelli che sono stati un po' gli esiti e quelle discussioni in ambito COP, appunto, dove per la prima volta, se vogliamo, c'è stata veramente una forte presenza anche del settore culturale. ICOM ha partecipato, così come tanti altri gruppi, quelle dell'IFLA, delle biblioteche, ICROM, col Climate Heritage Network, e alla luce del G20, forse è la prima volta dove per la parola cultura diventa proprio il vettore, si riconosce la cultura il vettore fondamentale, come un vettore fondamentale per fare leva sul cambiamento. Noi ne siamo ben consapevoli e ovviamente andiamo avanti nella discussione, perché sappiamo che c'è tanto da fare, e quindi io mi fermerei: c'è tanto da fare, ma ci sono anche delle opportunità. Quindi sappiamo che anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza mette a disposizione dei fondi per l'accessibilità, l'efficienza energetica e il digitale. Quindi ci sono delle occasioni che non vanno sprecate. Da tutto quello un po' che vi ho riepilogato, appunto, possiamo prendere alcune cose e ragionare quelle che potrebbero essere delle linee su cui ICOM si impegna, ma anche mettendo insieme altri attori del territorio. Io mi fermerei qui, ma lascio quindi la parola adesso ai primi interventi. Abbiamo, come di consuetudine, diamo prima la parola ad alcuni relatori per poi aprire il dibattito. Questa volta è organizzato in modo tale che ci sarà spazio per la discussione. Quindi, per primo, innanzitutto ringrazio il Museo del Diffuso della Resistenza, Paola Boccalate, che ha aiutato a organizzare questa giornata anche, e Roberto Mastroianni, il presidente, a cui do la parola
lui appunto presidente del Museo Diffuso, anche curatore, critico d'arte, filosofo e anche ricercatore nella cattedra UNESCO proprio sul tema del territorio e sviluppo sostenibile. Quindi ha le competenze non solo come presidente del museo, ma anche per parlare di queste tematiche. Io, Roberto, ti lascio la parola. Buongiorno, buongiorno a tutti. Spero che la connessione regga perché mentre stavo ascoltando saltava, quindi spero di sarò più sintetico possibile, insomma, così se salterà non perderete nulla di fondamentale. Allora, sono molto contento di questo ennesimo incontro sul tema della sostenibilità e dei musei. Lo sono sia dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista del ricercatore delle scienze umane e sociali, sia dal punto di vista del presidente di un museo che ha un compito importante, secondo me, in questo momento, perché è un museo di storie e di storie, tutto tarato sul Novecento e tarato sulla storia novecentesca anche in relazione a diritti e libertà e non soltanto alla parte storica di eredità del tema resistenziale. E del tema delle conquiste sociali post Seconda Guerra Mondiale. Allora, perché noi siamo contenti da un po' di mesi di partecipare a questo processo aperto da Michela e da Musei Integrati? Perché abbiamo individuato sin dalla nostra azione iniziale, almeno sin da quando sono iniziato il mio mandato, e anche grazie al fatto che ci fosse una sensibilità interno allo staff importante, un riferimento chiaro alla questione della transizione ecologica e ai movimenti che esercitano una critica e tentano di operare un cambiamento rispetto alla transizione ecologica. La dottoressa Boccarate, che credo che in questo momento non sia collegata, anche perché non è stata bene, credo che forse si collegherà più tardi, è stata la curatrice di un'azione che all'interno di un'operazione larga dal titolo Mondi Sostenibili si intitolava Rispetta l'esistenza, se no aspettati resistenza. Questa operazione, che è stata di natura sia museale, di come dire, instant exhibition, sia di approfondimento culturale, convegnistica, eccetera, ha avuto la caratteristica di essere realizzata in collaborazione con i Fridays for Future e con il movimento e con i movimenti di Folk Station Rebellion. L'operazione in quel caso era quella di legare delle figure emblematiche della storia novecentesca, Aurelio Peccei, per essere chiari, che non, oltre ad essere stato fondatore del Club di Roma e uno dei più importanti promotori della lotta al cambiamento climatico, alle conseguenze dello sviluppo, è stato un partigiano, come voi ben sapete. Quindi il trait d'union tra il portato valoriale che il nostro museo incarna e l'impegno in difesa del pianeta e in favore di uno sviluppo sostenibile e rispettoso dell'esistenza e in qualche modo iscritto nel DNA della storia dell'Italia repubblicana e del Novecento italiano, specialmente per un museo che ha come compito quello di essere sia un museo storico di guerra, deportazione, resistenza, eccetera, ma anche un museo proiettato sui diritti e sulle libertà. Allora, quell'incontro ha avuto la specifica caratteristica di coinvolgere come co-curatori e co-progettatori dell'attività espositiva di un museo senza oggetti come il nostro, che è il nostro museo di storie, che ha un allestimento permanente multimediale e dei luoghi diffusi di memoria, dei luoghi memoriali. Un museo che non ha oggetti ha costruito un exhibit con oggetti di natura legata alla propaganda e alla comunicazione dei Fridays con i Fridays come co-curatori. Questo è il primo elemento interessante. Per quanto riguarda la
costruzione di invece l'approfondimento teorico, l'apporto scientifico rimbalzava su un universo che andava dagli enti del Polo del Novecento, in cui noi siamo in parte integrati, alla cattedra UNESCO sulla sostenibilità ambientale del territory management, di cui vi faccio parte, quindi Università di Torino. Questo è un primo caso che vi segnalo. Secondo caso è quello che noi abbiamo chiamato Dirittibus, che è stato un progetto integrato dal Polo del Novecento del Museo, portato avanti negli ultimi 2 anni dal Museo come capofila, finanziato da un bando Civica, San Paolo, CRT, dall'8 per mille Valdese, con una serie di partner interni al Polo, che ha portato il museo fuori dalla città, allestendo fuori per la città, fuori dal proprio muro, allestendo un trasformando il bibliobus, quindi allestendo un bus come un luogo performativo e di interazione rispetto ai diritti e rispetto alle sensibilità e ai temi del contemporaneo. Quindi questa operazione che avrei voluto vi raccontasse come la prima, meglio la dottoressa Boccalatte, ma che in questo momento vi racconto io in modo sintetico, è stata molto interessante perché ha coinvolto più di 70 incontri in un anno e mezzo, portando dei temi che andavano dal diritto, dal genere fino all'ambiente, fino alla salute, fino alla mobilità, e intervenendo in alcune zone periferiche della città, portando i contenuti del museo, degli enti, attraverso una forma relazionale molto molto forte, su fasce differenti di età, ceto, collocazione sociale, soprattutto interagendo con eventuali non pubblici del museo. Allora, questi due elementi, questi due esempi di attività portate avanti negli ultimi 2 anni, sono due degli esempi di attività con al centro il tema della sostenibilità ambientale e sociale e con una forma di relazione sia con i nostri eventuali pubblici, sia con i corpi sociali e con come in un sistema di coprogettazione e co-curatela. E di solito io racconto prima delle cose teoriche e poi racconto i casi su cui l'abbiamo applicato. Ho preferito fare il contrario oggi, e non solo perché spesso ci ripetiamo le stesse cose dal punto di vista teorico, ma soprattutto perché io credo che investe il presidente del museo la valorizzazione dei percorsi realizzati con soggetti esterni come i Fridays, o valorizzare i percorsi fatti dai lavoratori del museo sia fondamentale, ma soprattutto perché ormai dal punto di vista teorico, e io lo ripeto, qui parlo anche come ricercatore che si occupa di comunicare la transizione ecologica anche, come dire, professionalmente, nel senso che la cattedra UNESCO di cui faccio parte ha un comitato di direzione molto, molto ampio e strutturato, in cui sono presenti esponenti di varie discipline, dalla medicina alla geologia fino alla filosofia, sulla sociologia, l'economia, eccetera, eccetera, eccetera. Il tema della transizione, come il tema del cambiamento climatico, è ormai così evidente e così scientificamente incontrovertibile che io comincio anche a essere un po' stufo di dover intervenire sempre cercando di ribattere alle critiche o alle potenzialità o ai depotenziamenti del fenomeno. La COP che è appena passata è stato un caso evidente, cioè ormai non vi è più nessun tipo di remora a dire che il cambiamento climatico e la transizione ecologica è in corso. Il problema è tutto di natura politica e culturale, cioè come noi affrontiamo la transizione ecologica. Allora, vi sono sicuramente dei motivi geopolitici, evidentemente dei motivi economici che frenano la transizione, la ristrutturazione del sistema produttivo, sociale, eccetera, eccetera, eccetera. Ma soprattutto c'è una, come dire, incapacità degli operatori del cambiamento di enunciare la gravità e le conseguenze con la giusta lucidità. Mi spiego.
Noi siamo ormai innanzi da almeno 20 anni a migrazioni di carattere ecologico-ambientale, guerre nate per accaparamento di risorse, crisi dei corpi democratici dovuti alle precedenti spinte migratorie o rispetto a un rendersi più complesso della vita economica dei paesi, anche delle democrazie avanzate, a causa della distribuzione errata di ricchezza, risorsa e della volontà di, come dire, prospettare uno sfruttamento delle risorse in modo articolato. Dall'altra parte abbiamo un pezzo di mondo finanziario globale che sta giocando una carta anche positiva di spinta verso la transizione ecologica, anche BlackRock come fondo finanziario, per fare un esempio. E noi abbiamo invece gli operatori culturali che in qualche modo, in senso molto ampio, gli operatori culturali, che hanno come del timore a denunciare e prendere una posizione rispetto al cambiamento in corso. Allora, visto che noi crediamo nella non neutralità dei musei, come crediamo nella non neutralità della cultura, la dottoressa Boccarate fa sempre quelle splendide citazioni di museologia sulla non neutralità dei musei. Io, che faccio il filosofo, sono molto più liscio e vi dico: ma è molto chiaro, cioè noi in questo momento abbiamo, dal punto di vista generale, forti crisi sociali e politiche globali che si innescheranno. E per un museo come il nostro, che non soltanto affonda il suo nucleo centrale nella storia del partigianato, della resistenza, della tragedia tra il 38 e il 48, ma anche nell'identità nazionale che si innesta sul tessuto della Costituzione repubblicana e dei lavori della Costituente, come in tutto il pezzo secondo novecentesco dei diritti e delle libertà. Per un museo come il nostro, non interrogarsi su che cosa, quale sia l'impatto della transizione ecologica sui diritti, sulle forme di convivenza civile, sui rapporti tra generi, sui rapporti tra geopolitici, sarebbe come non interrogarsi della storia del movimento, come dire, del movimento resistenziale novecentesco. Cioè, sarebbe chiudere gli occhi, e sarebbe un chiudere gli occhi non soltanto rispetto a dei problemi che la storia ci pone, ma anche rispetto a dei problemi che il presente ci pone. Allora, noi abbiamo, e questo credo però sia ampliabile a tutti gli operatori, bisogno non soltanto di prendere posizione, che non significa avere atteggiamenti ideologici, significa avere la capacità di connettere il mondo scientifico col mondo della disseminazione culturale, sapendo che i musei, come spesso mi tocca dire, sono dei templi laici in cui vengono messe sia in mostra i valori che tengono assieme una comunità, ma sia gli spazi di possibilità, cioè la dimensione utopica che sta all'interno delle narrazioni che danno senso alla comunità. Che ha come riferimento quello spazio. Allora, io spero di non avervi annoiato molto, avrei ancora molte cose da dire. L'unica cosa che mi preme ricordarvi al primo intervento è: la transizione ecologica è in corso, la dimensione artistica, concettuale, filosofica e museale può essere un pezzo di comunicazione ed educazione sia alla sostenibilità e al cambio di stile di vita, sia un posto in cui. Cioè, sia un pezzo del sistema della presa di parola, presa di posizione rispetto all'urgenza che il presente ci pone. E per fare questo, un museo come il nostro è infatti in parte avvantaggiato, ci sono delle interlocuzioni naturali con fasce giovanili e di movimento che si stanno ponendo le stesse questioni. Ve lo posso accennare così, perché lo stiamo per formalizzare. Passo successivo che noi faremo rispetto all'anno prossimo è dare ospitalità ai Fridays che si riuniranno negli spazi del museo con una cadenza di
mensile o settimanale, adesso vedremo, questo gruppo di giovani avrà da parte nostra uno spazio in cui ritrovarsi, fare le proprie cose. Noi costruiremo una rete di interlocuzioni scientifiche rispetto alle loro attività e chiederemo loro di coprogettare con noi un momento di restituzione delle loro attività nel prossimo settembre. Che poi sia un momento espositivo o un momento convegnistico, lo vedremo con loro. Però questo è anche, come dire, un elemento che rafforza il ragionamento che ho fatto finora. Cioè noi abbiamo la possibilità di essere operatori di cambiamento, operatori di cucitura e di strutturazione della società, collante delle tensioni e delle fratture che stanno attraversando la nostra comunità. E possiamo farlo soltanto con un'opera di apertura e dando i nostri spazi, i nostri linguaggi a delle richieste, a delle istanze, non facendo sostituire quelle istanze con le nostre programmazioni culturali, ma mettendoci in ascolto e in qualche modo problematizzandole con tutto l'armamentario, sia museale che scientifico, che ci portiamo appresso. Spero di non avervi annoiato troppo e grazie a tutti, grazie a Michela. Grazie Roberto, no, assolutamente, anzi hai ancora una volta aggiunto dei tasselli a questo tuo ragionamento e vostro ragionamento che state portando avanti, a cui si aggiungono delle parti anche frutto degli incontri appunto di cui hai parlato precedentemente, un percorso, no? Quindi anche questa apertura che avete già iniziato da tempo con i giovani, che trova poi anche dei riscontri nel futuro, che fa fronte anche a delle richieste che arrivano proprio da quella parte di società e di movimento, quindi una risposta positiva dei musei a delle richieste reali che arrivano dalla società civile. Mi fermo qua e rispetto a, hai già detto tanto, non ti voglio commentare sopra, ma passo la parola invece adesso a Marina Maffei, Project Manager di Città dell'Arte, Fondazione Pistoletto, dove anche loro queste tematiche sono proprio il cuore della loro missione e programmazione. Quindi vi ringrazio veramente tanto per aver accettato questo invito a partecipare a questa tavola rotonda e ti lascio subito Marina la parola. Grazie Michela, un saluto, un piacere essere qui. Sono invece nelle veci del direttore Naldini, che questa mattina in concomitanza purtroppo era a Urban Promo a Milano, per cui proprio in questo orario non ce l'ha fatta, per cui lo sostituisco e ringrazio Michela per questo invito. Adesso proverò a condividere lo schermo, perché ho preparato una serie di immagini per calarvi nel contesto di Città dell'Arte. Provo. Vediamo se riesco a... Chi lo so? Vedete il mio schermo? Sì, lo vediamo. Si vede proprio lo schermo, l'icona. Esatto, però non mi dà questa possibilità. Vediamo se riesco a fare... Eccoci. Perfetto. Allora. Scusate, anche anch'io questa piattaforma... sto provando ad abbassare questo. Vediamo se riusciamo solo così. Allora. Ok. Allora. Innanzitutto, Città dell'Arte ha sede a Biella. Io ho un'ex manifattura laniera che risale alla fine dell'Ottocento. È un complesso di archeologia industriale attualmente tutelato dal Ministero dei Beni Culturali. E ci piace definirla come ancora oggi una fabbrica però di cultura che dà luogo a un tessuto sociale. Si tratta quindi di un'origine, di un opificio dismesso, l'ex lanificio Trombetta, nello storico centro tessile di Biella.
La fondazione in questo momento rappresenta un modello, un prototipo, noi lo definiamo in realtà proprio un prototipo, di gestione e di fruizione di questo grande complesso architettonico che ha contribuito comunque in modo abbastanza forte al riassetto urbanistico della città di Biella e ha dato vita a un polo, possiamo definirlo così, un polo urbano dedicato quindi a cultura, all'arte, alla formazione, alla ricerca, alle attività musicali e all'intrattenimento in generale. Gli spazi della fondazione sono, quindi se dobbiamo andare a, insomma, collocare più o meno quelli che sono i suoi spazi, si snodano per un totale di quasi 1 chilometro in realtà, sull'asse del torrente Cervo. Gli spazi, che vedete anche nell'immagine, sono destinati in parte agli uffici, in parte al museo, allo store, ci sono spazi per installazioni e performance, aule studio, laboratori con le scuole, e con i residenti, sale convegni, biblioteca, accommodation e stanze per i residenti e gli studenti, aree comuni e co-working. Per dare un'idea della dimensione proprio solo della struttura, immaginiamo che sono circa 12.000 metri quadrati quelli ristrutturati e circa 8.800 quelli ancora in ristrutturazione, in fase di progettazione, eccetera. Se dovessimo definire che cos'è Città dell'Arte, Città dell'Arte, molti di voi la conosceranno già da 20 anni. Opera nei temi della sostenibilità, nei temi dell'ecologia, dell'impatto sociale e vuole ispirare e produrre un cambiamento responsabile nella società attraverso le idee, la circolazione delle idee e delle idee attraverso i progetti creativi. Quindi noi la definiamo come un luogo fisico, un'idea, una visione che Michelangelo ha avuto a fine degli anni 90 quando ha acquistato questo grosso complesso e che nasce direttamente dal manifesto Progetto Arte, un manifesto con il quale Michelangelo fonda la città dell'arte, la casa dell'arte, ma l'arte vista come lo strumento che pone l'arte in interazione con i diversi settori della società. Quindi un luogo di convergenza di idee, di progetti, di creatività, di imprenditorialità, di formazione, di produzione. Che tratta di ecologia, di architettura, di politica, spiritualità e che porta quindi all'idea di una transizione, di un cambiamento, dell'attivazione di un cambiamento. Siamo anche in questo momento sede di alcune associazioni giovanili e non solo. Mi riaggancio all'intervento di prima, per esempio, alcune associazioni nate come anche su Biella, come Fridays for Future, si trovano all'interno dei nostri spazi, così come anche altre che hanno come sede logistica sempre la fondazione. Proprio perché l'idea è che sia un luogo da frequentare, da vivere, non un museo, ma un luogo fruibile in modo costante. Per dare l'idea, ovviamente abbiamo vari tipi di frequentazioni, ci sono stakeholders locali che si trovano, studenti che vengono in residenza artistica, laboratori, didattica, riunioni e convegni che noi ospitiamo puntualmente, che mettono in contatto vari stakeholders, enti e associazioni del territorio, proprio sempre per perseguire l'idea che sia un qualcosa di vivo e di utilizzato e usato dalla città. Il più possibile. Attraverso i propri uffici, che sono anche le aree di progetto, quindi Pistoletto mette l'arte in interazione con tutti gli ambiti dell'attività umana, della società umana, spingendo verso l'azione responsabile. Adesso vedrete alcune immagini che mostrano quali sono, diciamo, gli ambiti, in particolare gli uffici. Non tanto per soffermarci sulle singole immagini, ma per calarvi un pochino nel contesto, per creare un effetto di immersione, nella nostra fondazione. Queste sono immagini legate ai laboratori e alle residenze artistiche, di Unidee, che nasce 20 anni fa come Università delle Idee, fondata da Michelangelo, dove ovviamente abbiamo una serie di
artisti che vengono in residenza strutturate in settimane, moduli. Loro scelgono un mentore e vengono in fondazione, in residenza, si calano e si immergono tra di loro e nel contesto biellese della fondazione per vivere questa esperienza. Qui invece vi sto mostrando delle immagini che riguardano sulla parte sinistra i laboratori di moda sostenibile, i laboratori artigianali fatti con i migranti, l'immersione nelle terme culturali. Dovrei metterci tantissimo a raccontarvi tutto, sto facendo veramente un velocissimo excursus. Sulla destra invece, per esempio, delle immagini dei laboratori che facciamo con le scuole, quindi l'attivazione anche delle scuole, dei bambini, degli insegnanti, dei docenti che vengono sempre sollecitati su queste tematiche di sostenibilità. E infine, la moda sostenibile sulla destra, anche questo dal 2009 lavoriamo fortemente. E con molta spinta su questa tematica, che immaginate su Biella ha anche un certo peso, essendo Biella uno dei comparti manifatturieri più importanti ancora oggi d'Italia. E quindi insomma, anche su questo tema ci sono tantissimi lavori e presidi da parte nostra, sempre in termini culturali, quindi di divulgazione culturale della tematica della moda sostenibile. Sulla sinistra invece un altro progetto, Let It Be, che è un progetto che si occupa di agricoltura sostenibile, di piccoli produttori che vengono in qualche modo tra di loro coinvolti e che si interfacciano con la fondazione in varie modalità. Questo era proprio solo per darvi un'idea di tutti gli ambiti di cui ci occupiamo. Nova Civitas, che cos'è? Beh, questo è un acronimo, si capisce benissimo, Nuovi Organismi di Vita Abitativa. L'obiettivo di Nova Civitas è la promozione della cultura sostenibile attraverso la progettazione e la realizzazione architettonica, ed è per questo che pongo, visto l'argomento di oggi, l'attenzione su questo. Che cosa vuol dire un nuovo organismo di vita abitativa? Questo nasce alla fine cioè 2008 più o meno. Si parla quindi di un organismo nuovo che imiti il più possibile gli ecosistemi naturali, quindi che duri nel tempo, che sia sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale, e che possa automantenersi con un basso input di energia. Questo è il nostro ufficio architettura. Il nostro ufficio architettura, che da più di 10 anni lavora secondo appunto i principi della bioarchitettura e progetta con materiali edili di origine naturale, provenienti o dalla filiera corta o a ciclo chiuso. Adesso vi mostro una serie di immagini. Ecco, questa è l'installazione permanente che racconta proprio quali sono i materiali che sono usati nello stesso comparto, e nella stessa struttura presso cui è ospitata, con delle tecnologie particolari come la paglia di riso all'interno dei muri. Questo è sempre un esempio di una casetta all'interno della fondazione che viene utilizzata costantemente da noi per piccole esposizioni o per altre attività. Scusate, sono andata troppo avanti. Ecco. Ancora oggi abbiamo all'interno dello spazio di Nova Civitas un co-working di architettura. Per andare più da vicino nelle policies di Green Museum, per darvi un'idea, abbiamo installato nel 2013 un impianto fotovoltaico e produciamo energia elettrica con due impianti. Abbiamo una serie di applicazioni di policies interne nella gestione più efficiente e efficace possibile in termini di impatto ambientale. Un esempio molto, molto semplice che posso fare è stata la sostituzione dell'illuminazione interna totale di un complesso, che insomma è stato un bel investimento iniziale perché rispetto ai metri quadri di cui vi ho parlato, chiaramente ha un impatto non da poco. Un'altra policy è quello proprio di questa ristrutturazione del comparto di Nova Civitas, che è stato ristrutturato, come vi dicevo, utilizzando tecniche e materiali sostenibili, isolamento naturale, cappotto termico, tetto verde, ovviamente ove tutto questo è possibile perché siamo ovviamente all'interno dei vincoli monumentali paesaggistici. Ci sono molte ristrutturazioni che seguiranno, che sono ancora da compiere,
e che cercheranno per quanto possibile di seguire le ultime innovazioni, le ultime innovative indicazioni per il risparmio energetico. Tanto che per cercare di riscaldare tutta questa superficie abbiamo progettato e stiamo iniziando un impianto di geotermia per il riscaldamento delle più grandi porzioni della struttura. Ovviamente tutte le ristrutturazioni e gli interventi sono stati progettati e realizzati a spese della fondazione e quindi insomma, questa è una delle, se vogliamo, criticità, nel senso che chiaramente gran parte delle ristrutturazioni vengono fatte step by step con una visione sistemica, questo è ovvio, il più possibile, ed insieme, però ecco, fino a prima del bonus 110%, chiaramente nulla si poteva fare. Ora si è aperta una finestra per le ONLUS e quindi speriamo di poter ottenere dei benefici fiscali per quanto riguarda appunto l'efficientamento energetico. Una cosa ancora importante è il progetto in atto di creare una vera e propria comunità energetica, proprio perché all'interno della struttura abbiamo dai co-working ad altri spin-off e cellule, progetti in parte partecipati da Città dell'Arte, sarebbe interessante, e quello che stiamo spingendo per fare, di creare una comunità energetica, quindi in modo che le policies e le visioni siano praticamente le stesse e si possano essere condivise le buone pratiche. Un'altra criticità, se vogliamo, è appunto diciamo, sono i vincoli paesaggistici e monumentali che ci permettono di intervenire con alcuni paletti. Un altro è la vicinanza al torrente, che ovviamente fa lievitare i costi per le misure di sicurezza da un lato e da un altro lato un anno fa ci ha causato un'enorme perdita a causa del crollo di una parte della fondazione per una piena del torrente improvvisa che non si era mai verificata negli ultimi 400 anni di questa portata e che ci ha comunque portato via circa 1000 metri quadrati di spazi ristrutturati e da ristrutturare. Per spostarci invece all'aspetto di educazione ambientale e di rigenerazione e cura dei territori, possiamo dire che, come avrete immaginato, esiste quindi fin dalla nascita della fondazione la parte di formazione in capo all'Accademia Unidee, agli ambienti di apprendimento e agli uffici di moda sostenibile. Tutti questi comparti studiano, si interfacciano e lavorano sui temi dell'impatto sociale, ambientale ed ecologico, chiaramente, con i propri studenti, scuole e docenti, ma non solo, anche le aziende. Le aziende stanno entrando sempre di più in gioco e sono sempre più coinvolte anche da noi per progetti culturali e tutte queste tematiche chiaramente sono fulcro dei nostri corsi e delle residenze artistiche. Cosa molto importante che è avvenuta negli ultimi 2 anni e di cui ci stiamo occupando moltissimo, soprattutto proprio come ente, io in particolare, è diciamo sono una serie di progetti attualmente in atto sul territorio biellese, di cui ci occupiamo a diversi livelli e con diversi gradi di interazione. Alcuni sono progetti di arte urbana, dove diciamo, l'oggetto non viene calato dall'alto, ma nasce dal legame e dalla progettazione con le comunità che vivono i luoghi, che sono oggetto dell'intervento. Oppure progetti di più ampio respiro e coinvolgimento di rigenerazione della visione della provincia, di Biella, intesa come intera provincia, verso i temi della prosperità sostenibile. Come sapete, dal 2019 Biella è diventata città creativa UNESCO nell'ambito del Crafts and Folk Art, quindi nell'ambito manifatturiero e tessile. E nel 2020 nasce l'associazione Biella Città Creativa, tra cui dove siamo soci fondatori. Proprio ai primi di ottobre abbiamo ospitato un forum delle città creative, proprio a Biella. E questo è uno dei progetti che in questo momento ci vede più coinvolti, anche se ovviamente siamo stati riconosciuti a fine 2019 e insomma abbiamo avuto un anno un po' di stallo. È nata l'associazione e ora stiamo iniziando proprio con questo primo forum a
diciamo, a interfacciarci con l'operatività più stretta. Un altro progetto molto importante di cui siamo parte e che quindi fa parte di questa immagine, quindi uno dei temi chiave per lo sviluppo del territorio, è anche che siamo soci di Fondazione Biellezza, una fondazione di origine privata che nasce proprio negli ultimi 2 anni e che investe sulla promozione turistica del Biellese per aumentare quelli che sono i flussi di un turismo lento e attento ai temi della sostenibilità. Molto per noi molto rilevante in questo momento, inoltre, è il concetto di arcipelago, un concetto che sta, è diciamo il comune denominatore che sta alla base di tutto quello che vi ho raccontato, soprattutto nei termini di interazione con il nostro territorio, che qui nella foto vedete, per esempio, riunito fin da fine 2019. Il concetto di arcipelago è un naming inventato e pensato da Michelangelo, accolto dalla città di Biella e da tutta la provincia. Che cos'è? Cosa vuol dire arcipelago? Noi quando pensiamo all'arcipelago immaginiamo delle isole in un mare blu. Michelangelo ha avuto questa visione dicendo il Biellese è composto da più di 70 comuni, sono le isole. Che cosa le collegano? Che cosa collega queste isole? Il mare verde. Biella è immersa in un paesaggio naturale molto molto interessante, molto e molto vario anche, ci sono prati, boschi, risaie, montagne. Questo è un po' l'elemento che collega e connette tutti questi comuni, che quindi devono cominciare a ragionare non più come singole isole, ma come parte di un arcipelago. Ecco che allora nasce un importante progetto, e con questo vado a chiudere, che appunto sfocia in una mostra. Sostenibilità e creatività in atto nel Biellese, l'abbiamo inaugurata proprio il 30 ottobre, qualche giorno fa, sfocia in una mostra, ma che cos'è? È una visione, è un progetto che il territorio ha accolto. Abbiamo mappato negli ultimi 2 anni tutte le realtà sostenibili che in qualche modo già esistono nel Biellese, che sono progetti avviati, che sono progetti in avviamento. E abbiamo messo, diciamo, in evidenza 90 di questi all'interno di questa mostra, che come vedete si collega direttamente agli SDG delle Nazioni Unite, i 17 obiettivi e goals, e all'interno di questo progetto mettiamo in risalto quelli che sono i campioni, ecco, della sostenibilità, più che campioni, gli attori. Questo viene fatto proprio attraverso una mappatura e che è stata portata avanti dalle associazioni giovanili che hanno intervistato e mappato l'intero territorio. Adesso questo sta diventando praticamente quasi un fulcro perché le persone stanno venendo a visitare questa mostra con un flusso continuo, perché questo ha generato ovviamente molto interesse ed è una mostra in progress, perché l'idea è quella che mano a mano le realtà si aggiungano e che quindi sia una mostra sostanzialmente permanente, ma in continua evoluzione. Anche io direi che non vado oltre, ho già sforato. Adesso cerco di disconnettere lo schermo, se riesco. Ecco, dovrebbe essere questo. Ti ringrazio Marina, ma le cose da dire sono anche tantissime, però è anche bello, no? Fare da un po' da una piattaforma che raccoglie tutte queste esperienze Certo, da cui sì. partono poi dei ragionamenti, quindi infatti abbiamo il tempo giusto per ascoltare così i vostri interventi. Ti ringrazio anche per aver dato questo panorama esteso che aggiunge proprio anche un territorio intero, non è solo Sì. appunto un museo, una voce. Diciamo che ti sei fatta portatrice di quello che sta succedendo in un'intera area del territorio appunto piemontese e quindi benissimo per quello che ci hai restituito e ti ringrazio molto. Adesso invece è il momento del terzo intervento, quello di Daniela Berta, direttrice del Museo della Montagna, un museo che è stato appunto con l'articolo di ieri definito un museo indispensabile e da Fulvio Genari in questo articolo e forse anche io aggiungo un museo indispensabile anche proprio nel
nella posizione in cui si trova adesso, da cui c'è un punto di vista privilegiato, tutto il nostro stupendo arco alpino, no? Quindi anche un museo che ha un ruolo fondamentale per il nostro territorio, per una lettura, un'interpretazione di quelle che sono le attività che si svolgono in montagna, ma di quelle che sono anche le criticità dovute ai cambiamenti climatici e ambientali che la montagna sta subendo in questo momento. E quindi voi siete attivi con una serie di programmi, progetti che vedono appunto il tema montagna, ma declinato su tantissimi fronti e attenti a queste tematiche. Quindi io ti lascio subito la parola per ascoltare il vostro racconto. Prego, Daniela. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti e grazie Michela per questo invito. Proverò anch'io a condividere lo schermo e a portarvi qui al Monte dei Cappuccini. Oggi la vista non è delle migliori, però insomma la posizione è assolutamente privilegiata. Come scriveva Gianaria, insomma il museo sta cercando di portare avanti un discorso di rinnovamento della sua missione, di allineamento con le sfide del presente. Addirittura Gianaria ci definisce, azzardando un po' a mio avviso, il museo più importante della città, perché siamo stati in grado di combinare la rappresentazione del genius loci di questa che è un po' la capitale europea della montagna, perché nessun'altra area metropolitana dell'arco alpino ha nella montanità un elemento così fondante della propria identità. Ecco, combinare questo aspetto con la valorizzazione della memoria storica e anche la volontà di affrontare i temi del presente. Allora, io adesso condivido, tu dimmi se funziona. Non ancora. Ecco, non avevo dubbi, allora riprovo. Non me lo fa fare, non capisco come mai. Schermo, se me lo vuoi mandare, provo io. È un PowerPoint, PDF. Sì, è una cartella di immagini un po' troppo pesante, ti arriverebbe il WeTransfer tra un'oretta. Non so, in teoria se fai condivisione schermo principale, poi condividi, Sai che mi si dovrebbe. apre una finestra che mi dice apri preferenze di sistema. Forse devo consentire. Allora. Sì, perché forse non hai la condivisione attiva. Intanto, mentre provi a fare questo tuo tentativo, riprendo anche alcuni volevo raccontarvi anche alcune cose che stanno succedendo, per anticipare anche un momento quello che poi Valeria Veglia della città metropolitana ci racconterà dopo. Allora faccio, intanto mi prendo il momento prima, no? Perché come ICOM, anche Italia, stiamo partecipando a questo progetto a livello nazionale, sempre Ministero della Transizione Ecologica, dove appunto loro hanno proprio anche uno dei vettori, è quello del vettore educazione, formazione e sensibilizzazione, dove la cultura della sostenibilità, loro come Ministero della Transizione si sono resi conto che essere fondamentale. Quindi riprendo anche quello che stava dicendo proprio prima Roberto Mastroianni, quindi c'è un concetto anche politico fondamentale dietro la transizione, che va letto, che va reinterpretato, e proprio si è aperto una discussione anche a livello
con tantissimi musei, fanno parte anche alcuni musei del territorio, ma a livello, diciamo, italiano. E vi invito comunque anche così per curiosità ad andare poi a vedere quelle che sono adesso c'è un programma di rinnovamento di questi vettori, sono stati riscritti, quindi andare a vedere anche la pagina del Ministero dedicata alla Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, dove è attivo il forum proprio con il coinvolgimento della società civile. Quindi noi partecipiamo a queste attività di promozione e attuazione della strategia attraverso cui i musei sono letti proprio come dei vettori, come degli enti strategici dove possono passare questi messaggi, ma dove possono essere reinterpretati criticamente. Appunto, ci sarà poi la restituzione di questi vettori, anche quello legato alla partnership e alle reti, più avanti, prima, nel caso già a dicembre, ma poi metterò anche a disposizione alcuni di questi materiali che può essere anche interessante per i musei avere questa connessione. Forse non importa, Daniela, se non riesci, inizia a raccontarci. Noi abbiamo Sì. spirito immaginativo. La scorsa volta anche Castello di Rivoli non è riuscito a condividere, ma Paola Zanini ci ha fatto un quadro e noi ci siamo immaginati, tanto conosciamo la vostra. Ma immagino che molti di voi siano già stati qui al Monte dei Cappuccini. Noi siamo qui ospiti della città di Torino. Tutt'oggi conviviamo con i frati Cappuccini dal 1874, quindi nel 2024 compiremo 150 anni. Il museo ha la dimensione di un polo culturale internazionale dedicato alla montagna, un'area espositiva con una collezione permanente, due spazi per mostre temporanee, ha un'area incontri per convegni, presentazioni e corsi formativi e un'area documentazione che raccoglie la Biblioteca Nazionale del Club Alpino Italiano e il nostro centro di documentazione con la fototeca, la cineteca e diversi altri archivi personali di alpinisti ed esploratori del Novecento. Il museo nasce, raccoglie con la raccolta dai primi soci del Club Alpino Italiano che è stato fondato qui in città 11 anni prima, nel 1863, ecco, con la raccolta dei primi cimeli delle ascese importanti dell'epoca e poi le prime fotografie, i primi filmati, i primi film realizzati in montagna e nel corso del tempo ha visto poi arricchire il suo patrimonio, che è un po' la colonna portante dell'istituzione, fino ad arrivare a un patrimonio di circa 500.000 beni. Ecco, nel 2018 cosa succede? A parte che io arrivo al museo, ma insomma, nel 2018 abbiamo deciso di allineare la nostra missione, come dicevo prima, ai temi della contemporaneità ed impegnarci nella realizzazione di progetti che non sono solo mostre, anche se poi il momento di restituzione al pubblico si catalizza soprattutto attorno al concetto espositivo, però progetti che riguardano anche attività educational per bambini, famiglie, scuole e convegni e iniziative editoriali. Abbiamo iniziato nel 2018 con la mostra Post Water in collaborazione con il Centro per l'UNESCO di Torino e anche l'Università degli Studi di Torino, avviando un percorso nuovo per il nostro museo che vedeva la collaborazione di diversi rappresentanti del mondo scientifico e della ricerca in rapporto con le nostre collezioni. Quindi la documentazione storica, gli approfondimenti scientifici e l'arte contemporanea. 20 artisti internazionali sono stati invitati a relazionarsi con il tema dell'emergenza idrica e hanno realizzato opere site specific oppure hanno prestato lavori già esistenti.
L'allestimento ha poi avuto anche un seguito, nel senso che si è sviluppato, è stato declinato in una nuova chiave anche per il filatoio di Caraglio in collaborazione con la Fondazione CRC, accogliendo nuovi artisti e anche nuovi temi più legati al territorio. Ecco, una cosa molto importante per noi è sicuramente la produzione di progetti per altre istituzioni, almeno 4-5 mostre nel corso dell'anno vengono prestate in Italia o all'estero. A volte sono progetti che semplicemente trovano una nuova casa ma mantengono le caratteristiche che avevano qui in sede, altre volte invece nascono proprio rapporti di sinergia e coproduzione con altre realtà. Penso ad esempio al progetto Tree Time, quindi dall'acqua ci spostiamo al tema di alberi e foreste come elementi centrali dei nostri ecosistemi. Ecco, questa mostra del 2019 è stata poi sviluppata l'anno successivo per il Museo delle Scienze di Trento, dove ha occupato tutti gli spazi espositivi temporanei del Museo Trentino per un anno intero, fine 2020 fino all'ottobre del 2019. 21. Ecco, in questo caso c'è stata proprio un'interazione molto positiva anche per la crescita professionale dello staff del nostro museo, perché abbiamo avuto modo di relazionarci con un museo che ha un focus diciamo molto più scientifico rispetto al nostro, pur essendo questo un ambito dove stiamo lavorando moltissimo in questi anni. E Tree Time, anche per Tree Time abbiamo collaborato con altre realtà, sia del territorio, IPLA, l'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente della Regione Piemonte, con Agroinnova dell'Università e con l'Orto Botanico. Il curatore della parte scientifica è stato Matteo Garbellotto. Ci piace sempre avere un riferimento preciso che possa occuparsi del supporto scientifico sia in mostra sia poi nel catalogo. In questo caso Matteo Garbellotto, che è il direttore dell'Istituto di Fitopatologia dell'Università di Berkeley. La chiave è sempre stata quella della presenza di collezioni storiche in relazione con l'arte contemporanea e con approfondimenti scientifici. In questo caso abbiamo anche messo a punto delle modalità di fruizione online, quindi una visita virtuale della mostra, un catalogo digitale con contenuti espansi rispetto a quelli disponibili nel corso della visita, insomma. Un altro appuntamento importante è un progetto che avevamo pensato di destinare principalmente alle scuole, poi purtroppo il Covid ha rovinato i piani, ma insomma aveva un approccio diciamo un po' più semplice, un po' più diretto e di esperienza anche sensoriale all'interno dell'allestimento, un progetto che si intitola Sulle tracce dei ghiacciai e che partendo dalle fotografie di Fabiano Ventura, che in questi anni ha girato il mondo fotografando tutti i ghiacciai più importanti delle maggiori catene montuose, ecco, istituiva un confronto con fotografie storiche dei ghiacciai così come erano 100 anni fa. Un allestimento interattivo, un'installazione interattiva consentiva anche di camminare nel tempo spostandosi e interagendo con questi diversi contesti assolutamente. Dopo questi progetti ci siamo dedicati anche a allestimenti di mostre, diciamo, minori o collaterali, come un progetto di Tiziano Fratus, che è uno scrittore che si dedica principalmente nella sua produzione letteraria agli alberi, si definisce dendrosofo. In mostra una serie di sue fotografie, diari, oggetti che richiamavano questi suoi primi 20 anni di attività letteraria.
Attualmente abbiamo in corso una mostra che è stato per noi un passo in avanti, un po' un alzare l'asticella, perché dopo aver focalizzato l'attenzione sulle emergenze, quali le risorse idriche, l'utilizzo del suolo, gli incendi e gli eventi catastrofici come tempesta Vaia nella mostra quella sugli alberi, abbiamo deciso di spostare l'attenzione sul rapporto tra l'uomo e l'ambiente, quindi sulla necessità di una cura dello sguardo, di una cura della mancanza di capacità empatica nei confronti della natura che caratterizza la società contemporanea. E questo è il centro di ecofilia, esplorare l'alterità, sviluppare empatia che abbiamo in corso, avremo in corso fino a febbraio, per il quale abbiamo coinvolto sei artisti del territorio, sei giovani artisti che hanno realizzato delle opere site specific, dopo un percorso che abbiamo offerto di interazione con filosofi, sociologi, storici della montagna e dell'alpinismo che hanno contribuito a nutrire queste nuove visioni che abbiamo voluto offrire al nostro pubblico. Devo dire che però la nostra attività si svolge anche in maniera indiretta quando parliamo di sostenibilità ambientale. Ad esempio, l'altra mostra che abbiamo in corso è dedicata a Walter Bonatti. Nasce sì da questo importantissimo archivio che riceviamo nel 2016 e che racconta davvero tutta l'esperienza di uno dei personaggi più significativi del Novecento italiano, che sicuramente ha avuto una delle maggiori aperture mediatiche nel secolo scorso e che è il principe dell'alpinismo italiano internazionale, però anche una persona che ha ancora oggi, a 10 anni dalla sua scomparsa nel 2011, molto da dire anche riguardo alla relazione dell'uomo con l'ambiente. E Stati di Grazia vuole proprio essere un riferimento a questa sua capacità di affiliazione con l'ambiente, che fossero le cime più alte nella prima vita dell'alpinismo estremo fino alla dimensione orizzontale del suo desiderio di avventura nel corso della collaborazione in qualità di reporter con il settimanale Epoca dal 1965 in poi. Quindi questo è per dire che ci sono davvero tanti modi per parlare di sostenibilità. Per noi è anche molto significativo la sostenibilità della montagna dal punto di vista sociale, culturale, economico. Abbiamo realizzato un progetto che si chiamava Architetture di frontiera nel 2020, che andava proprio a indagare, grazie alla collaborazione con l'Istituto di Architettura Montana del Politecnico di Torino e altre associazioni di architetti dell'arco alpino, quale sia il ruolo dell'architettura in processi virtuosi di relazione con l'ambiente di questi tempi, insomma. La nostra nuova attenzione per le tematiche ambientali si nutre sicuramente di tante relazioni che intratteniamo non solo a livello locale, ma anche a livello internazionale, come dicevo. Ad esempio, negli ultimi 3 anni abbiamo lavorato alla predisposizione della candidatura dell'alpinismo a patrimonio immateriale UNESCO. L'alpinismo è stato iscritto poi nel 2019. Ecco, anche questo è un veicolo importante, perché nel dossier di candidatura si è proprio voluto porre l'accento su quanto il rispetto per l'ambiente sia fondamentale per la salvaguardia e anche la promozione della pratica dell'alpinismo, intesa solo non come pratica sportiva, ma anche come cultura storica da promuovere anche presso le giovani generazioni. E poi ancora nuovi stimoli che riceviamo, ma anche facciamo circuitare grazie a due associazioni internazionali di cui siamo sede qui al Museo Montagna e anche coordinatori, che sono l'International Alliance for Mountain Film,
un'associazione di circa 30 festival di cinema di montagna, un settore anche questo sempre più attento ai temi che sono oggetto della nostra discussione di oggi, che vanno dalla Nuova Zelanda al Canada, al Nepal, e poi l'International Mountain Museums Alliance, che è un'associazione un po' più giovane, nasce nel 2015 e che riunisce alcuni dei principali musei e centri di documentazione mondiali sul tema della montagna. Quindi, insomma, mi fa piacere evidenziare anche l'importanza di guardare fuori dai propri confini di territorio di prossimità, insomma, quando si tratta di assumere una prospettiva così rilevante come quella dell'ambiente, della sostenibilità. E poi forse se mi posso ancora dilungare un attimo, magari potrà essere spunto per incontri futuri. Io individuo come particolarmente significativo anche l'impegno per l'utilizzo di soluzioni allestitive a basso impatto ambientale nel momento in cui gli istituti museali si trovano a dover progettare esposizioni. Noi in questi anni stiamo cercando anche di mettere in pratica quello che fra virgolette predichiamo. Utilizzando materiali riciclati, riciclabili o spesso anche rigenerabili, intendo quindi materiali che possono trovare una nuova vita con i necessari adeguamenti. Ecco, questo secondo me è un tema molto importante perché quando ci siamo affacciati su questa possibilità non è stata così immediata. Non è stato così imprenditori già pronti, no? A lavorare su questi argomenti, mentre abbiamo percepito col passare del tempo sempre una maggiore propensione e sensibilità anche da parte delle aziende con cui lavoriamo, che siamo andate a incontrare nel corso del tempo, ecco, sempre un maggiore interesse a sperimentare, progettare e aprirsi anche alle nuove esigenze di allestimenti ecosostenibili, insomma. Ti ringrazio Daniela perché hai portato anche tu tantissimi spunti e hai aggiunto anche questo tema qua degli allestimenti che è poco, in effetti, poco esplorato, se ne sta già iniziando a discutere, ma c'è ancora poca pratica su questo, quindi sarà interessante approfondire e sicuramente voi avete già in programma qualche momento. E non ultimo, possiamo anche ragionare con qualcuno anche degli altri partecipanti a questa tavola rotonda. Io sento parlare di materiali, mi viene in mente, vedo Sergio Pace e mi viene subito in mente un collegamento magari anche col Politecnico, con altri che sicuramente stanno facendo questi ragionamenti, come abbiamo visto anche a Fondazione appunto Città dell'Arte, che ha questi percorsi anche con l'architettura. Quindi ti ringrazio per questo vostro intervento, aver portato arricchito la conversazione sicuramente. Passo la parola subito, il tempo, adesso controllo anche un po' il tempo, vedo che allora lascio adesso la parola, siamo molto felici questa volta di avere un ospite esterno che non è un museo, ma è la città metropolitana di Torino, quindi con Valeria Veglia, che ringrazio tantissimo per aver accettato, nonostante i suoi tantissimi impegni, che appunto è responsabile dell'ufficio pianificazione e programmazione politiche di sostenibilità, della città metropolitana di Torino. Ci racconterà qualcosa sull'agenda per lo sviluppo sostenibile della città metropolitana e del suo territorio. Io non mi dilungo, ti lascio subito la parola in modo tale da siamo tutti curiosi di ascoltare queste pianificazioni e strategie sul nostro territorio. Prego Valeria. Io vi ringrazio. Prima cosa vi chiedo se mi sentite, se vedete lo schermo per capire se ho fatto tutto. Sì, entrambi. Perfetto, benissimo, perché ogni volta che cambiamo piattaforma ogni tanto rimane qualche cosa
collegato a quella precedente. Io innanzitutto vi ringrazio davvero moltissimo per questo invito, non è un ringraziamento scontato, è che io sono arrivata anche tardi perché mi scuso, ero su un'altra riunione, ma le poche cose che ho sentito finora in realtà mi farebbero già spaziare su temi anche ulteriori rispetto a quello che avevamo immaginato, insomma, di trattare oggi insieme a Michela. Quindi credo che questa nostra collaborazione possa sicuramente portare a tanti frutti. Quindi io adesso mi concentro, anche se molto velocemente, poi queste slide possiamo tranquillamente condividerle o approfondire in altra sede su quello che è appunto il nostro processo di redazione dell'Agenda per lo sviluppo sostenibile, che si va sostanzialmente ad inserire un po' nel percorso che prima Michela ha un po' introdotto. Ma alla fine ci diciamo anche due cose sui materiali, visto che prima l'intervento di prima mi ha incuriosito e mi ha aperto a questi ragionamenti. Allora, innanzitutto, aspettate che vedo se riesco. Ok, non riuscivo a far girare. Innanzitutto il contesto, due parole proprio velocissime su quello che è il contesto che prima Michela ha già velocemente introdotto. Noi siamo in una situazione in cui, parlo per le città metropolitane, abbiamo avuto nel 2017 un documento approvato da tutte noi, che era la Carta di Bologna, che ci impegnava a fare tutta una serie di ragionamenti in termini di pianificazioni su quello che però era lo sviluppo sostenibile in termini ambientali. Invece, giustamente anche nell'intervento precedente, ma anche quelli prima, sicuramente ho sentito parlare di sviluppo sostenibile sulle tre dimensioni, quindi non solo su quelli che sono i riferimenti ambientali. Quindi diciamo, noi già nel 2017 abbiamo cominciato a ragionare su strumenti pianificatori, no? Che tutte le città metropolitane dovevano mettere in atto. Nello stesso anno è venuta la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, che è stata approvata adesso in fase di ridefinizione, e ha tutta questa partita sui cosiddetti vettori di sostenibilità di cui vi accennava prima Michela, quindi sull'importanza di tutti quelli che sono processi e strumenti che ci consentono di perseguire gli obiettivi che abbiamo nei nostri strumenti di pianificazione. E all'interno di questi vettori andiamo da quello che è il monitoraggio, da quella che è la possibilità di avere dati, a tutta quella che è la partita educazione, comunicazione, sensibilizzazione, informazione, che effettivamente adesso sta diventando sempre più strategica nel processo di revisione. E in questo contesto il Ministero dell'Ambiente appunto ha chiesto di territorializzare gli obiettivi di livello nazionale con un lavoro che portasse alla definizione di strategie regionali per lo sviluppo sostenibile e in attuazione di queste di agende metropolitane. Quindi il contesto in cui noi stiamo collocando il processo, noi l'agenda non l'abbiamo ancora, la dovremo avere entro giugno del 2022, e questo contesto che vedete qui descritto. Io non mi, appunto, non mi dilungo, perché adesso magari do qualche spunto che può essere utile ovviamente a quello che è o il nostro dibattito o comunque la nostra collaborazione futura. Però voi vedete ovviamente un contesto molto strutturato, da quello mondiale a quello europeo, a quello nazionale, regionale e nostro, che poi entra ovviamente in dialogo con tutti quelli che sono ulteriori strumenti, dal PNRR a quelli che sono gli strumenti tipici di regione, a quelli che sono i nostri strumenti tipici di pianificazione, come per esempio il nostro piano strategico metropolitano, che invece è già stato redatto, peraltro con un processo di consultazione che ha coinvolto il territorio nell'insieme. Non so se alcuni di voi siano stati coinvolti. Quello che è importante dirci, giusto a livello metodologico, è che la nostra agenda non è un ulteriore piano, proprio perché abbiamo già dei piani previsti dalla legge, ma che è uno strumento che dovrebbe consentirci di far entrare tutta la dimensione dello sviluppo sostenibile negli strumenti vigenti. Chiaro è che attendere, dovremmo avere strumenti che hanno già introitato questa dimensione. Attualmente non è sempre così. Il percorso ovviamente che ci porta, che credo che anche tutti voi abbiate in qualche modo dovuto percorrere,
per cominciare a ragionare sempre di più di sviluppo sostenibile, ovviamente è un percorso di crescita, no? Di quella che è la nostra competenza in tal senso. Sostanzialmente qui trovate molto schematizzato quello che è successo finora, poi se avrete o che deve succedere, e poi se avrete voglia di andare a visualizzare meglio quello che è stato, ci sono poi dei link, dei documenti che sono disponibili. Ma invece su quello che sarà, possiamo ovviamente immaginare di entrare poi in relazione dopo questo nostro appuntamento di oggi. Sostanzialmente noi abbiamo avviato formalmente le attività nell'ambito di questo accordo di collaborazione con il Ministero il 12 giugno del 2020. Abbiamo approvato delle linee di indirizzo che sono disponibili sul nostro sito, che ci dicono come lavorare, e poi abbiamo sviluppato un anno di lavoro che sostanzialmente ci ha portato a lavorare per il momento molto internamente al nostro ente, perché quando parliamo di sviluppo sostenibile andiamo inevitabilmente a lavorare su un processo che è trasversale su praticamente tutti i nostri settori. Sembra facile, non lo è. Bisogna ovviamente anche riuscire a fare un ragionamento in termini di problematizzazione, perché tante volte poi ci si accorge che si lavora su progettualità senza avere magari chiarito molto bene quali sono gli obiettivi e i risultati su cui vogliamo andare ad incidere. E quindi abbiamo fatto un importante lavoro di crescita che è stato nostro interno e che abbiamo in realtà condotto poi in collaborazione con Regione Piemonte, questo perché appunto la Regione ha già in bozza sul proprio sito la propria strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. La strategia è attualmente in fase di rifinitura e dovrà essere portata in giunta entro la fine di quest'anno, quindi diciamo che presumibilmente all'inizio dell'anno prossimo avremo il documento finale, e adesso comunque vedrete alcuni elementi in questa mia presentazione. Abbiamo lavorato in stretta relazione anche con il mondo della ricerca, con cui interagiamo, gli Atenei, l'IRES Piemonte, con cui abbiamo un accordo di collaborazione, con cui interagiamo nell'ambito di tutto questo nostro processo per riuscire ad avere una visione nell'ambito di questa transizione del territorio che abbia anche elementi di innovazione, no? Che ci consenta quindi di perseguire gli obiettivi. Il frutto di questo lavoro appunto interno con Regione, con il mondo della ricerca, è confluito in un documento di orientamenti, che è quello sulla base del quale, e alla luce di quelli che sono gli esiti di questa prima parte di processo, stiamo costruendo la fase 2. Fase 2 che avvieremo a brevissimo, che ci vedrà in una prima parte di lavoro dialogare sostanzialmente con una serie di attori di area vasta, con cui andremo a dialogare su alcune focalizzazioni specifiche per riuscire a capire qual è effettivamente il disegno strategico per lo sviluppo sostenibile che potremo perseguire, e poi presumibilmente intorno avremo un primo evento di lancio che peraltro stiamo valutando di organizzare in collaborazione col Museo a Come Ambiente, che ho visto presente, che lavora spesso con noi, di cui siamo anche soci fondatori, un momento verso fine gennaio, per poi aprire ad una fase di lavoro con gli altri attori del territorio nei mesi primaverili, per riuscire quindi a costruire questa visione strategica poi con un insieme di ulteriori attori. Queste slide insomma non sono utili perché sono molto puntuali, quindi io le scorro adesso rapidamente. Questi sono i quattro focus di lavoro che abbiamo avuto appunto nella primavera scorsa, e come vedete uno degli assi, tutto il tema della qualificazione del sistema socioculturale oltre che produttivo, è stato proprio visto come un asse specifico. Ovviamente parliamo di sviluppo sostenibile, quindi questi quattro focus interagiscono tra di loro tutti e quattro e vedono integrata tutte e tre le dimensioni dello sviluppo sostenibile. Nel documento di cui vi parlavo, quindi, siamo andati sostanzialmente a raccogliere gli esiti di questi quattro focus in questa parte più tematica,
ma siamo andati anche a fare tutta una serie di ragionamenti su quelli che sono gli strumenti trasversali da attivare, la governance di cui ci dobbiamo dotare per il momento in una fase processuale, ma poi successivamente anche in una fase attuativa dell'agenda, oltre che di quelli che erano gli attori da considerare, da coinvolgere appunto in questa seconda fase che avviamo adesso. Vi dico una cosa su questo modello mazzuccato, giusto perché mi sembra importante rispetto ai ragionamenti che tutti noi stiamo facendo. Abbiamo deciso di fare proprio questo modello, che è un modello in realtà di un economista, la Mariana Mazzuccato è un economista che lavora per la Commissione Europea, che ci chiede di andare a focalizzare molto bene quelli che sono i risultati a cui dobbiamo tendere, con tutte quelle che sono progettualità, politiche, lavori che noi conduciamo, avendo molto bene presente quali sono i risultati a cui tendere imposti dalle sfide superiori. Quindi il lavoro che noi stiamo facendo è quello di territorializzare per andando ovviamente per scale sempre più vicine al territorio, quelle che sono le sfide a livello macro, arrivando fino a quelle che sono regionali e tracciate dalla strategia regionale, per poi riuscire a territorializzarle. Quindi da quelle che sono le sfide che ci vengono quindi date dagli altri contesti, ragionare su risultati puntuali a cui tendere, avendo in mente quindi quali sono i problemi da affrontare, di conseguenza gli obiettivi da perseguire. Sembra un impianto metodologico anche scontato, no? Perché diciamo ma certo che facciamo così, in realtà non è proprio sempre così, cioè tante volte lavoriamo, parlo per noi ovviamente, non assolutamente di quello che è vostro lavoro, lavoriamo su progettualità perché diciamo ma sì, ci sembra importante fare questa cosa, ma non abbiamo, magari abbiamo chiaro un obiettivo, ma non abbiamo effettivamente chiaro qual è il contributo che questa nostra attività darà a un risultato specifico a cui dobbiamo tendere. Questo lavoro quindi ci obbliga a lavorare in modo molto molto puntuale. Quello che voi vedete qui, lasciamo perdere questa parte che appunto sono i vari target a cui tendere, quello che voi vedete in questa slide è l'allineamento che noi abbiamo cercato di costruire con quelli che sono gli ambiti di lavoro regionali. La strategia regionale è articolata in 6 macro aree strategiche, che sono queste che trovate descritte lateralmente, e i lavori che noi abbiamo appunto condotto in questo anno ci hanno portato a ragionare su una serie di orientamenti che andremo adesso appunto a esplodere con i vari stakeholder di Area Vasta in questa seconda fase e che trovate descritti in questi esagoni centrali. Come potete vedere, tutto quello che è il tema nuovamente della costruzione di competenze anche attraverso appunto attività di educazione, di formazione, ma anche tutto quello che è il tema del benessere, tutto il tema culturale, sono aree fortemente affrontate dalla strategia regionale, la 4 e la 5 da noi richiamate. E poi, coerentemente con quello che ci diceva appunto Michela all'inizio, abbiamo tutto un ambito di lavoro che è questo dei vettori di sostenibilità, che è quello delle azioni appunto trasversali, che ci porta sostanzialmente a lavorare su tutto il tema, qui trovate il riferimento nella strategia regionale al tema della sensibilizzazione e della comunicazione, che è richiamato all'interno anche ovviamente della nostra agenda, richiamato e fortemente esploso. Quindi tutto quello che è il vostro lavoro, soprattutto se costruito coerentemente con gli obiettivi territoriali, quindi le strategie regionali piuttosto che quella che sarà l'agenda, ovviamente è non solo prezioso ma è strategico per consentirci di perseguire gli obiettivi. Quindi io appunto mi riscuso per essermi collegata tardi, ma già solo quelli che erano gli ambiti raccontati nell'intervento precedente al mio, o quello che appunto ho sentito entrando più dalla parte di Biella, sono ovviamente, se
e come erano focalizzati su strategie territorializzate sono ovviamente fondamentali per far crescere culturalmente le competenze. I soggetti con cui lavoriamo in qualche modo in questo mio discorso li avete sentiti, credo che sia importante richiamare appunto il fatto che lavoriamo, come ci diceva Michela, anche in un percorso nazionale, quindi ci confrontiamo tra città metropolitane, ci confrontiamo con le regioni, ci confrontiamo con il Ministero e quindi questo vostro lavoro è particolarmente anche, credo, strategico perché può essere qualche cosa che verrà riportato, no? Anche sul livello nazionale, quindi è importante. Questa è tutta la nostra governance su cui non mi soffermerei, il tema appunto degli attori, del coinvolgimento degli attori di cui vi ho detto, ma prima di chiudere, poi ho voluto andare molto veloce per dar spazio a tutti, ma ovviamente possiamo poi focalizzare meglio tutto il tema di quelle che sono le nostre due azioni pilota. Sostanzialmente il Ministero ci ha chiesto, nell'ambito di quello che è la redazione della nostra agenda, di focalizzare alcuni assi eventualmente di lavoro, alcune progettualità specifiche, e noi abbiamo proprio scelto di andare a potenziare tutto il tema educativo e formativo, ma inteso come vettore che accompagna la transizione. Abbiamo quindi due azioni pilota. Una si chiama Apprendere per produrre verde ed è diciamo un po' il seguito, la ricaduta di una nostra progettualità europea conclusa che si chiama APVER, sempre Apprendere per produrre verde. Nell'ambito di questa progettualità, in cui per esempio il MACA è stato anche fortemente coinvolto, siamo andati a fare un ragionamento per dire bene, allora noi abbiamo bisogno o di nuove competenze oppure non necessariamente di nuove competenze ma di innovare le competenze che attualmente vengono costruite all'interno della scuola e della formazione professionale. Abbiamo bisogno di farlo perché abbiamo bisogno ovviamente di nuove competenze per accompagnare la transizione del sistema territoriale e quindi ovviamente abbiamo questo, ma come lo facciamo? Lo dobbiamo fare in relazione con quelli che sono i diversi attori territoriali, quindi diciamo per noi a noi non interessava proporre azioni educative o formative così al mondo della scuola e della formazione professionale, ma abbiamo cercato di costruire una comunità di pratica, quindi abbiamo messo in relazione la scuola e la formazione professionale con organizzazioni del territorio, quindi organizzazioni produttive di beni ma anche produttive di conoscenza, quindi abbiamo analizzato dall'IREN al MACA per l'appunto e siamo andati sostanzialmente a costruire appunto una serie di relazioni in ambito sperimentale dentro APVER tra tutti questi attori in maniera tale che la scuola e la formazione professionale facessero un lavoro di, noi abbiamo definito di curvatura delle competenze tradizionali per lo sviluppo sostenibile. Quindi il concetto è stato quello di lavorare trasversalmente all'interno del consiglio di classe o comunque del gruppo docenti delle agenzie per la formazione professionale, andando a prendere quelli che sono i profili di competenza e i curricoli di quegli indirizzi scolastici, creando una curvatura ed un'innovazione grazie alla relazione con gli attori del territorio, fossero esse appunto del mondo della produzione di beni piuttosto che del mondo della produzione di servizi. Anche qui, detto così, ovviamente abbiamo dovuto far emergere tutta una serie di fabbisogni formativi, perché nella relazione tra questi soggetti la scuola e la formazione professionale si sono resi conto di aver bisogno di costruire nuove competenze con una propria formazione. Quindi abbiamo organizzato un pacchetto formativo che l'anno scorso ha visto 7 filoni affrontati con 3 appuntamenti per ogni filone. Ma al di là di quello che abbiamo svolto all'interno di quel progetto, per noi è stato fondamentale riuscire a trarre un modello e quindi
questo modello adesso stiamo cercando nell'ambito dell'agenda metropolitana di tradurlo in un modello di governance in cui appunto anche voi sicuramente siete parte strategica, che quindi entrerà all'interno dell'agenda. La seconda azione è strettamente correlata, perché il concetto è quello di dire che se queste scuole, intese esse come scuole effettive o agenzie della formazione professionale, devono essere soggetti attivi del cambiamento, certamente devono curvare appunto profili di competenze e curricoli, ma devono anche lavorare per una sostenibilità propria dell'istituto, dell'agenzia. Sostenibilità sempre intesa sulle tre dimensioni, quindi a livello sì magari di involucro di edificio, piuttosto che di prodotti consumati, piuttosto che di appalti realizzati, ma anche di quello che è il proprio processo organizzativo interno, quindi con una attenzione al protagonismo degli studenti, con un'attenzione alle esigenze formative del corpo docente, con un coinvolgimento del personale di altra natura. Quindi l'idea di queste scuole, di queste agenzie, che siano essi stessi attori del cambiamento. Quindi queste sono le due azioni che noi stiamo sviluppando all'interno appunto del nostro processo di agenda, in modo specifico i cui esiti appunto confluiranno nell'agenda. Chiudo con una cosa che è al di fuori, ma non è al di fuori di quello che vi sto dicendo. Sentivo appunto nell'intervento di prima un richiamo alla questione della sostenibilità di quelli che sono gli allestimenti. Credo che appunto di questo effettivamente sia importante parlare, ci sono già linee guida, ci sono lavori importanti su quelli che sono gli eventi in cui si sta facendo tutta una serie di ragionamenti per applicare quelli che al limite dedicheremo poi una puntata ad hoc nel caso non li conoscesti, sono i cosiddetti CAM, cioè i criteri ambientali minimi da utilizzare all'interno dei nostri appalti. Non tutto si adatta ovviamente al discorso che adesso stavate voi facendo, però il concetto è quello di dire che si sta già lavorando per la sostenibilità degli eventi. Penso, prima avete richiamato il tema della cinematografia nella montagna, già tutti i festival cinematografici hanno cercato anche di sviluppare delle linee guida e una serie di strumenti che in qualche modo guardassero alla sostenibilità, perché ovviamente nel momento in cui si diventa veicolo di temi come appunto la sostenibilità, è fondamentale essere coerenti. Quindi la domanda che infatti voi vi facevate è indispensabile, no? Se devo comunicare certe cose, poi devo comunicarle con i materiali giusti, con tutta, dando una serie di possibilità anche fruitive, di trovare anche magari, non so, devo trovare la possibilità di spillare l'acqua e non di prendere la bottiglia di plastica se sto facendo una mostra, no? Adesso ho detto una cosa anche un po' banale, però voglio dire, è tutto un discorso di coerenza che noi effettivamente sviluppiamo con gli enti pubblici del territorio. Abbiamo un progetto che si chiama APE, Acquisti Pubblici Ecologici, a cui sempre il MACA per esempio già aderisce, però effettivamente appunto mi sembra indispensabile questo vostro affondo, come tutti gli altri che ovviamente avete fatto. Mi taccio, devo solo capire come interrompere la condivisione, ma ce la posso fare, se no me la togli tu Michela se puoi. Sì, io no, ma Lidia Benavoli che ci segue sì, credo, ma è facile perché ci dovrebbe essere qualche... No, così l'ho solo sospesa. Così ho fatto solo sospendi, non riesco a trovare un tasto interrompi. Eccola, arresta, trovato. Eccolo qua. Una volta, giusto? Bene. Okay. Eccoci quindi di nuovo qua tutti assieme, grazie per questi interventi. Io la parola che hai citato più spesso è quella delle competenze, no? Quindi qua competenze e poi anche questo asse sull'assist per la scuola. Sappiamo quanto il rapporto musei e scuola è fondamentale, quanti di tutti i presenti stanno sviluppando proprio programmi educativi con le scuole. Abbiamo ho citato all'inizio
giusto per poi ci sono tutti i video a disposizione, ma proprio quanto i musei stanno portando avanti sull'outdoor education, la citizen science, connessione e relazioni con la natura, quindi tutto il tema di portare le persone a conoscere il territorio attraverso anche il loro portato culturale, le collezioni storiche, ma poi c'è questa apertura quindi dall'interno all'esterno. Quindi ci sono delle pratiche veramente innovative sul territorio. Tu hai citato Maca, che sì, le ho viste anch'io presenti che ascoltano e li ringrazio molto con Luisa Piovano, ma sono coinvolti anche nel progetto quello nazionale Musei Integrati. Appunto, tutti questi diciamo bacino di metodologie e di tematiche vanno a cadere, poi vanno a colpire i musei, perché appunto abbiamo messo in evidenza più volte come tutti, se voglio, questa volta non siamo così didascalici in questa, diciamo, tavola rotonda a parlare dei singoli goal dell'Agenda 2030, no? Ma se volessimo dire, tutte queste tematiche vanno a colpire alcuni dei goal, quindi i musei sono attivi su ciascuna delle tematiche sui 17 obiettivi e target, no? Quando chi ha fatto l'esercizio di andare a vedere ha visto che praticamente i musei coprono tutto il panorama. Quindi sono sicuramente dei vettori strategici e diciamo che il dialogo aperto e sì, spero proprio che appunto porti a interscambi e alla possibilità di capire come questi attori possono essere rilevanti per il processo di strategia. Quindi ti ringrazio davvero tanto per aver portato questo contributo che appunto spero sia utile, aggiorna da un punto di vista anche diverso, di apertura su quello che sta succedendo dal punto di vista istituzionale proprio per l'applicazione della strategia e dell'agenda. Quindi fa sentire comunque, sappiamo, noi lo sappiamo perché siamo attivi, quanto i musei stanno già facendo e quel passaggio a livello sistemico è necessario iniziare a capire come. Io ti ringrazio ancora, adesso diciamo che lascerei una parte più libera di discussione. Forse ancora mi preme dire il fatto che utile da questi spunti anche chiedo proprio a voi l'aiuto a chi può essere interessato, nel senso che magari le prossime volte possiamo anche ragionare assieme come strutturare dei prossimi appuntamenti in questo senso. Io volevo prima ancora lasciare la parola ovviamente libera, ma forse ancora riprendere un attimo l'intervento di Giorgio Caione dell'Associazione Asilo Bianco, che l'altra volta purtroppo ho dovuto per mancanza di tempo un po' bruscamente interrompere, ma ci stava raccontando di una plastic revolution, di buone pratiche e quindi così. E poi appunto aperto a interventi e discussioni. Prego Giorgio. Grazie mille Michela, sì, grazie mille di questo spazio, siamo molto onorati, insomma, di essere qui con attori così importanti. Noi siamo un'associazione che, per chi non ci conosce, esistiamo da 15 anni sul Lago d'Orta e ci occupiamo di valorizzazione territoriale e partiamo ovviamente dalla nostra fondatrice, dal suo lavoro, Enrica Borghi, che a Torino, insomma, si conosce molto bene per tutto quello che ha fatto con luci d'artista e con mostre, eccetera, e progetti. E la sua sensibilità per i temi ambientali, declinati inizialmente anche secondo le coordinate dell'identità femminile, e poi ora sempre più diciamo interconnessi con la sostenibilità ambientale, ha sicuramente formato la nostra identità. Negli ultimi anni abbiamo iniziato a lavorare anche principalmente sui temi ambientali e non solo sull'arte e la cultura, perché ovviamente bisogna cercare di vedere le cose da un punto di vista globale, interconnesso, come anche questo incontro ci ha fatto vedere. E condivido un attimo lo schermo per una presentazione veramente brevissima di quello che stiamo facendo in questi ultimi 2 anni, che è un progetto che, come diceva Michela, si intitola Lago d'Orta Plastic Revolution, che vuole essere un titolo anche un pochino così altisonante per attirare l'attenzione. In realtà
si concentra molto su un aspetto specifico, perché intervenire su temi così globali non è semplice, noi siamo un piccolo gruppo di persone, di professionisti, però bisogna magari dare un esempio concreto, ed è quello delle plastiche monouso. Questo è stato, diciamo, scelto perché, un po' per la nostra sensibilità, anche per il lavoro sulla plastica di Enrica, in realtà anche perché c'è stato un bando di Fondazione Cariplo un paio di anni fa che si chiamava Plastic Challenge, sfida alle plastiche monouso, e che con questo, insomma, progetto abbiamo vinto. E adesso cerco di condividere, così vi faccio vedere un brevissimo PDF che avevamo preparato. E dove l'ho messo? Qua, sì. Non so se lo vedete. Sì, sì. Ok, perfetto. E questo è un po' il logo, il simbolo di Plastic Revolution, questa yurta fatta con una bottiglia di plastica, che in realtà riprende appunto una delle opere di Enrica più recenti, che è questa yurta coperta di plastica tratta da sacchetti di plastica intrecciati e lavorati a macchina con l'aiuto del fatto di istituto tessile di Biella. Abbiamo coinvolto 4 comuni, Ameno, Briga, Miasino e Orto San Giulio della nostra area, e 3 associazioni. Lega Ambiente, che in realtà è figura come capofila, anche se noi abbiamo, diciamo, ideato noi il progetto, un'associazione di volontariato di Briga e noi. Salto questa parte così teorica per concentrarmi più sulle azioni. In realtà, appunto, sono delle azioni molto mirate che vanno a diminuire quello che è il consumo di plastica, soprattutto in plastica monouso. Per esempio, una cosa che non si pensa, ma l'importanza della lavastoviglie, del lavare le cose che si possono, diciamo, pulire e non bisogna buttare ogni volta. Con una buona pratica dell'asilo comunale di Ameno, ci siamo accorti che questo può avere un impatto significativo. Producendo 10 sacchi di quelli da 60 litri a settimana di plastica, prima dell'introduzione della lavastoviglie, con l'introduzione della lavastoviglie siamo passati a 3 sacchi, quindi una riduzione del 70% molto importante. La cancelleria, per esempio, è una cosa che non magari consideriamo, la penna Bic, che non è la classica penna Bic che ci dimentichiamo sulla spiaggia dopo che abbiamo fatto le parole crociate, che lasciamo in giro perché costa pochissimo. In realtà è una plastica non riciclabile che perdura nell'ambiente oltre 500 anni. E tutti possiamo dare una mano, per esempio i comuni e le associazioni locali, acquistando cancelleria biodegradabile, acquisti certificati. Ci sono alcune aziende che si sono specializzate in questo ambito, è importante che poi anche dopo questo progetto perdurino le buone pratiche, ovviamente. Questo progetto è finanziato al 60% da Fondazione Cardo, è una bella mano, però poi bisognerebbe proseguire. I costi tra l'altro si stanno anche abbassando di questo tipo di prodotti. Per esempio, l'importanza di andare a approvvigionarsi di acqua presso le fonti del territorio, certificate ovviamente e controllate, oppure anche dal rubinetto di casa. C'è un problema qua nella nostra area di acqua abbastanza di gusto cattivo, cioè sicura ovviamente, ma non molto piacevole al palato, però ci abbiamo invece delle fonti molto diffuse e anche frequentate. Quindi questo kit di cestello di bottiglie di vetro dato a tutte le famiglie, che verrà implementato l'anno prossimo, e con una mappa delle fonti in cui poter approvvigionarsi. Anche questo è un gesto piccolo che costa poco, che però può avere un impatto significativo. Questa la bottiglia di plastica è anche abbastanza demonizzata, insomma è stato un po' anche il centro di tante discussioni. In realtà, appunto, il PET della plastica è uno dei
delle plastiche più facilmente riciclabili, eccetera, eccetera. Però sicuramente si può migliorare in questo senso. Appunto l'acquisto di stoviglie riciclabili, compostabili per gli eventi, a volte non si può lavare tutto, ovviamente quando i numeri diventano molto grandi c'è sicuramente una soglia critica, quando si hanno 200 persone in una cena è difficile poi poter lavare tutto, si può andare sul Mater D. Tra l'altro noi abbiamo Novamont, qua Novara, che è una delle aziende leader in Europa nella produzione di Mater D. I progetti di didattica ambientale, abbiamo parlato tanto di scuola questa mattina e dell'importanza dell'educazione, questo è fondamentale. Si diceva all'inizio, riprendo un attimo quello che diceva il dottor Mastroianni, della COP26 e di tutti quello che ci attendiamo così da questi altri movimenti di Friday for Future. Sicuramente questo è un tema decisivo, perché i leader non cambiano mai niente da soli. Cioè l'importanza è sulle comunità, sulle collettività. Il leader è prodotto della comunità, non è colui che informa una comunità, ma è informato. E quindi se ci troviamo in questa situazione adesso, non è sicuramente solo colpa dei leader o di una cattiva politica, è responsabilità di tutti noi. E partiamo ovviamente, cioè dobbiamo ripartire ovviamente dalle scuole. I depuratori d'acqua sono una cosa che sono diffusi in vari comuni, adesso lo stiamo cercando di fare mettere anche alla scuola elementare. Purtroppo il Covid ha stoppato molte azioni di questo progetto, perché le esigenze di impacchettamento e monoporzione eccetera hanno un po' rallentato alcune pratiche, però confidiamo che l'uscita dalla pandemia possa, diciamo, farci riprendere a pieno ritmo. E concludo velocemente, queste sono appunto le azioni che fa ogni associazione. Abbiamo tutta una serie di sostenitori sul territorio che non sono direttamente coinvolti nel progetto, ma che appunto sostengono determinate parti di azioni. E alcuni piccoli esempi anche, per esempio, che possiamo trovare in grandi eventi per alleggerire quel consumo che fuori dalle nostre abitazioni diventa esponenziale. Magari siamo bravissimi a fare la raccolta differenziata, però quando andiamo poi in gita o partecipiamo a un grande evento inquiniamo molto di più e non differenziamo, anche magari non per colpa nostra, ma per mancanza di organizzazione. Per esempio c'è questo bicchiere che si riduce sostanzialmente, si appiattisce, che può essere si può usare nelle gare sportive. Adesso c'è anche un prodotto del Decathlon e di altre, insomma, marche. Questo è molto interessante per i podisti, o i green corner presso i negozi del territorio. Una cosa che anche questa era partita timidamente prima della pandemia, poi ha avuto uno stop. In realtà ci sono tutti dei prodotti come lo shampoo solido, come la spugna di luffa, come lo spazzolino, che stanno piano piano entrando anche nella quotidianità degli italiani. Magari all'estero, soprattutto in Nord Europa, sono un pochino più attenti. È importante però dargli la giusta attenzione, appunto, riservargli un corner dove anche l'informazione sia, diciamo, abbia una parte decisiva, altrimenti si perde sugli scaffali e non ha un impatto significativamente minore. E poi una cosa che, ecco, ce la teniamo così magari un po' in segreto tra di noi, stiamo studiando insieme ad Alessi una borraccia che è vero che è un po' anche il simbolo di Friday for Future, che è diventata ormai anche un oggetto abbastanza quotidiano per quasi tutti noi. Però insomma, se abbiamo anche oggetti belli è più facile poi usarli ed è anche più piacevole. Insomma, grazie a tutti. E, insomma, sono disponibile per approfondimenti e altri commenti durante la tavola rotonda.
Grazie a voi e grazie per questa piccola guida che sarebbe bello mettere a disposizione poi di tutti i musei anche che partecipano, quindi possiamo anche vedere magari di come diffonderla anche con via mail, quindi anche potrebbe essere interessante. Sono tutti temi, io prima mi sono anche appuntata che guardando la strategia regionale della città metropolitana anche ho visto proprio che c'era un capitolo a parte, riprendo un po' quel punto, che era quello proprio il punto strategico 3, che era proprio il al patrimonio culturale, ambiente e resilienza. Quindi queste connessioni, diciamo che oggi proprio danno, c'è stata proprio la prova evidente di quanto, tutti questi temi entrano poi, nelle pianificazioni, no? Quindi quello che si vuole fare proprio con queste discussioni è quello di andare a ragionare poi su quelle che possono diventare delle policy, delle buone pratiche da diffondere. E quindi io adesso mi fermo. Vi chiedo se avete anche, abbiamo sentito le parole competenze, conoscenza, ci sono tantissimi aspetti che appunto possono essere ripresi. Se qualcuno ha il desiderio di fare un approfondimento, un commento, ne prendiamo anche nota per i prossimi incontri. Prego, no, non siate timidi, io vedo che. Se no, vi chiedo subito, non so se anche Elena De Filippis, Sergio Pace hanno piacere di fare un commento a quanto sentito, anche a corollario di quello che è emerso. Se vuoi, provo a dire, sono Sergio Pace, appunto, provo a dire qualche parola di commento, ma soltanto come dire, come ascoltatore attento, oggi così come da qualche tempo. Io mi occupo per il Politecnico di Torino, sono il referente direttore per biblioteche, archivi e museo. E qui però sono in veste appunto di ascoltatore attento perché in realtà il termine museo per il Politecnico di Torino è un termine, come dire, inadatto perché noi abbiamo delle collezioni storiche, diciamo così. Però credo che da quello che ho sentito questa mattina, come dire, rinsaldare ancora, so che molti musei sono saldamente collaborativi con il Politecnico a più livelli, ma rinsaldare ancora con ICOM, Michela sa che è un mio obiettivo strategico da sempre. Rinsaldare ancora i rapporti tra ICOM e le strutture universitarie di ricerca, per me il Politecnico, ma anche le altre due università, tre, quattro, considerando la Valle d'Aosta dell'area piemontese, credo che sia un passaggio fondamentalissimo e non soltanto per le questioni di ricerca. Prima tu giustamente richiamai l'attenzione sulla questione dei materiali, che ovviamente, lo sai benissimo, è uno dei temi, come dire, quasi di ordinaria amministrazione all'interno delle ricerche di Politecnico, però anche su tanti altri fattori che sono stati messi in evidenza. Io penso, ad esempio, con quanta insistenza, giusta insistenza, è stato sottolineato un aspetto legato alla comunicazione di queste pratiche, talvolta buone pratiche e talvolta ottime pratiche di cui ho sentito parlare stamattina. E la comunicazione di queste pratiche passa anche attraverso, come dire, una buona comunicazione scientifica, una buona comunicazione dei saperi specialistici, perché lo sappiamo tutti quanti, è molto facile comunicare un'idea banale che abbiamo su un fatto semplice o di gusto, di privata necessità, mentre molto più complicato è far capire al mondo che, ecco, per riallacciarmi all'ultimo degli interventi, che alcuni passi che sembrano semplici, poi invece sono anche scientificamente molto complessi, scientificamente molto, molto elaborati e sostanziali, la rinuncia alla plastica o altre attività di questo genere. E allora credo che, per esempio, parlo dall'interno del Politecnico, ma un evento come la Biennale di Tecnologia, che già l'anno scorso ha ospitato moltissime
iniziative che hanno a che vedere da un lato con i musei, dall'altro con la sostenibilità. Naturalmente, adesso siamo in attesa di quella dell'anno prossimo, perché appunto è biennale 2022, ma naturalmente potrebbe essere, come dire, una specie di stanza di gestazione, diciamo così, in qualche modo, di idee e pratiche, di esperienze fatte, di esperienze da fare per i prossimi anni, mettendo insieme due mondi che si parlano spesso, ma forse non tanto spesso quanto poi dall'esterno si può immaginare, che sono quello dei musei e quello della ricerca. Io penso appunto che non soltanto quelle piccole esperienze come la mostra Mutazioni che ho contribuito a creare proprio sui temi delle radici storiche, diciamo così, della sostenibilità, che a causa della pandemia poi è rimasta appesa per sempre nei corridoi del Politecnico, quindi se ci venite a trovare a Corso Duca la trovate ancora lì appesa. Forse un giorno la toglieranno, insomma, però io non dico nulla e quindi la lascio sopravvivere in quei pannelli. Però anche in tanti piccoli incontri che si possono fare tra singoli ricercatori, singoli gruppi di ricerca. Noi, dico noi come Politecnico, siamo spesso ossessionati dal costruire colossali progetti di ricerca che aspirano a fondi europei di dimensione assolutamente sesquipedale. Sì, certo, se arrivano quelli siamo contentissimi, siamo entusiasti, anzi, io sono tra i fortunati mortali che sono stati coinvolti proprio a tema museale in quel bando che poi ha visto vincitore appunto il gruppo dove ero anch'io. Sull'artificial intelligence dei musei fatto dalla Compagnia di San Paolo l'anno scorso, siamo adesso a metà del guado. Queste occasioni però ci sono una volta ogni tanto, oggettivamente. Queste occasioni è vero che noi spremiamo le fondazioni come limoni, però non è che si può pensare che ogni 2 mesi ci sia un fondo così grosso da mettere a disposizione. Esistono anche delle possibilità più rade. Molti dei temi, per esempio, di cui ho sentito stamattina, troverebbero, trovano, io sono sicuro che già ci sono io forse che non le conosco, trovano senz'altro degli interlocutori attentissimi, ad esempio in tutto il gruppo che lavora intorno al design ecosostenibile a Mirafiori, tra di noi, da Claudio Germa, Cappi e Paolo Peruccio, tanto per non fare nomi, ma per fare delle cose. Come dire, per dire delle cose molto pratiche, io sono sicuro che su questi temi avrebbero tantissimo da dire, molto più di me che faccio lo storico dell'architettura, poi di mestiere, insomma, quando non rappresento il Politecnico in questi bellissimi incontri. E per non parlare di tutta la parte ovviamente ingegneristica. Io credo che molto possa ruotare attorno a questi due cardini. Uno è quello della comunicazione. Le università sempre più si devono fare snodo, cardine di comunicazione. Devono far sì che quello che studiano nel segreto delle loro stanze poi in realtà sia disponibile anche alla società civile. È banale dirlo, però non è così banale farlo. Insomma, io perlomeno non lo vedo fare tanto, tanto spesso, insomma, anche dai miei colleghi più stretti, per la verità. Dall'altro poi invece, appunto, attraverso persone che quotidianamente vivono queste esperienze, io credo che si debba costruire ogni giorno di più, anche faticosamente, per carità, non lo metto in dubbio, si debbano costruire rapporti più stretti, perché altrimenti rimangono due mondi separati che tra l'altro a una scala cittadina o a una scala anche regionale, come dire, non enormissima, insomma, non siamo una metropoli da 20 milioni di abitanti, non siamo una regione equiparabile a Tokyo o cose di questo genere. Pare addirittura paradossale che siano tanto separati, no? Insomma, io vedo tra le facce molte persone che incontro su diversi tavoli, e poi però ci si parla di rado, no? Insomma, si finisce per parlare di rado di questi problemi, di queste esperienze davvero molto, molto, molto concrete, insomma. Noi dal punto di vista delle collezioni possiamo, per esempio,
raccontare molto di come una coscienza di ecosostenibilità, ma lo sapete tutti naturalmente, però non sono sicuro che lo sappia il grandissimo pubblico. Una coscienza sull'ecosostenibilità non è una cosa che nasce con i 17 goals, come si ama dire, recenti, è una cosa che c'è da molto prima. Ci sono studiosi che 150 anni fa avevano già capito tutto quanto. Insomma, adesso esagero, però non esagero nemmeno tanto, come sapete. E questo le nostre collezioni lo raccontano, perché poi gli ingegneri lavoravano su questi temi anche molti anni fa. Credo davvero che l'auspicio sia, e noi siamo prontissimi, sia quello di maggior collaborazione, maggior interazione, costruire veramente una rete che non abbia tanti buchi poi, però, insomma, una rete che davvero tessa dei fili, che sia fatta di persone, di competenze, anche di interessi in fondo. Magari c'è un sacco di miei colleghi a cui non interessa assolutamente nulla dell'ecosostenibilità, e va bene così, insomma, non c'è. Cioè, credo anche tanti dei vostri colleghi a cui non interessa assolutamente nulla, che hanno altri obiettivi. Va bene pure così, insomma. Però a quelli che interessa, forse sarebbe l'ICOM, secondo me, può essere il modo per tenersi in contatto, insomma, per mettersi in contatto. Può costituire un catalizzatore, una calamita straordinaria, credo, non so. Ti ringrazio Sergio per questi pensieri che condivido al 100%, quindi sì, mi piacerebbe sentire anche un piccolo intervento di Elena Filippis, se ha piacere di commentare anche un po' quello che ha ascoltato in questa giornata. Microfono. Sono anch'io molto grata agli organizzatori perché questa è una grande occasione di mettere in comune un po' i problemi, le riflessioni, anche i propri problemi, insomma, le riflessioni e i percorsi che ognuno di noi fa su temi anche molto diversi. Mi pare che oggi è venuto fuori una realtà molto variegata. Noi gestiamo dei musei storici, delle dimore storiche, delle chiese, dei musei, insomma, altra cosa rispetto alla Fondazione Pistoletto, per esempio, voglio dire. Quindi le nostre prospettive sono un po' più sulla, come dire, sul conservare e gestire l'esistente. Però sono comunque spunti molto interessanti di rapporti. E poi magari invece un piano di collaborazione si può trovare sulle iniziative di promozione, di valorizzazione, insomma, al di là della gestione dei beni. E raccolgo anche con molto interesse l'ultimo intervento del professor Pace, perché effettivamente adesso stiamo tutti lavorando, credo, ognuno per conto suo sul PNRR, cioè sono i tempi in cui si comincia a mettere insieme, si fanno i ragionamenti, insomma, le cordate, le idee, i progetti per il PNRR, di cui il nostro ministero per i musei sta per emettere delle linee di bandi, per pubblicare le proposte, insomma, a cui concorreremo. E credo che ognuno di noi in qualche maniera guardi, noi abbiamo fatto le prime del Ministero al suo interno, ha cominciato a raccogliere le ipotesi di lavoro dei suoi musei statali, insomma, e quindi noi, come gli altri, abbiamo messo insieme i primi ragionamenti e i temi sono quelli della digitalizzazione per i musei, quelli dell'accessibilità, quelli dell'efficientamento energetico e dei parchi e giardini storici. E è evidente che ci siamo ognuno insomma, nei vari settori. Per esempio, io ho avuto modo di approfittare della collaborazione del Politecnico di Torino appunto per la digitalizzazione su una ipotesi di lavoro che poi in realtà abbiamo accantonato perché il Ministero poi ha messo a fuoco un percorso molto più stretto. Però appunto ognuno di noi credo che soprattutto in questa occasione che è anche una sfida scientifica insomma, come dire, di apporti culturali molto elevati sul fronte tecnologico, insomma, abbia guardi agli interlocutori possibili. E è giusta la sollecitazione del professor Pace per una collaborazione anche più strutturata, insomma, con il mondo universitario, che insomma, è inevitabilmente il referente a cui ognuno di noi guarda su temi specifici così complessi. Noi appunto l'abbiamo fatto per la digitalizzazione, ma anche il tema dell'efficientamento energetico non è un tema semplice. Per non parlare poi del tema di come il Ministero sta declinando i bandi, almeno i ragionamenti che si fanno sul tema sempre legato a PNR dei parchi e giardini,
su cui il tema non è semplicemente la gestione, ma è la gestione con l'efficientamento energetico, con il risparmio delle risorse idriche, con la sperimentazione di soluzioni di agricoltura ecologica. Insomma, sono una serie, pur sull'argomento dei giardini e parchi storici, quindi c'è questa grande apertura di prospettive su cui è inevitabile che noi facciamo uno sforzo di ampliamento, insomma, del nostro ragionamento. E appunto le istituzioni accademiche sono dei riferimenti molto importanti su questo. Quindi grazie ancora per l'occasione appunto di scambio, di riflessioni, di aperture mentali, insomma. Grazie, grazie a voi per questi punti di vista che mi trovano molto d'accordo. Soprattutto anche una cosa che trovo curiosa è il fatto che tutti questi ragionamenti, io oggi sono arrivata comunque a coinvolgere Valeria Veglia dal Ministero della Transizione Ecologica, non passando dal Ministero della Cultura, no? Perché il Ministero della Cultura sta andando avanti su piani di efficientamento di questo tipo e tutto quanto, appunto, però è anche interessante se ascoltasse poi la voce dei territori, di quello che sta succedendo e su quello che i musei veramente già fanno, che non è solo efficienza energetica, ma c'è poi tutta la parte di comunicazione, cioè quindi questo vettore culturale che dovrebbe essere molto sentito dal Ministero della Cultura in questo momento, forse è molto impegnato sul tema efficientamento, ma invece questo orizzonte ampio, no, di ascolto su tutto quello che il settore culturale sta facendo, in questo momento mi sembra che anche il Ministero della Transizione Ecologica invece sia molto aperto ad ascoltare cosa succede nei territori con questo strumento. Anche appunto granulare che va a ragionare anche sui territori col forum ed è secondo me una piattaforma veramente interessante. Poi ovviamente ci sono tutti gli aspetti più di carattere appunto politico, anche come abbiamo sentito nell'intervento di Roberto Mastroianni, no? Di come viene letta la transizione ecologica. E lì si può aprire un po' un grande dibattito democratico e culturale su che cosa significa. Ma appunto i musei sono il luogo, musei, ma luoghi della cultura, gli edifici storici a diverso titolo, con le complessità che si portano, le collezioni che si portano e il fatto di essere degli edifici che hanno anche delle criticità dove applicare alcune di queste tematiche sono appunto il luogo della sperimentazione per eccellenza, almeno per quanto mi riguarda, per quanto penso. Quindi questi momenti, noi è un percorso aperto, non ci fermiamo qua, abbiamo un po' sforato coi tempi anche oggi, anche se avevamo più tempo rispetto all'altra volta, ma spero che possa essere stato utile e interessante. Quindi se non so se qualcun altro vuole aggiungere qualcosa, se no io vi do appuntamento sicuramente al terzo incontro, ma dove nel mentre mi sentirete ancora un po' con comunicazioni, messaggi, domande e altri, magari altri sottincontri per portare avanti proprio perché possono essere magari quelli di aprile dei momenti dove già è successo qualcosa nel mentre, cioè non è che adesso non ci sentiamo più sino a alcuni ci hanno già lasciato, ma so che comunque altri hanno portato il loro contributo la prima volta, ma costruiamo assieme, no? Questo percorso è quello che mi sento di dire, è quello che vorrei fare appunto per dare un contributo in questo sistema. Quindi io vi ringrazio, se non sento altro possiamo fermare la registrazione. Siamo noi E che ringraziamo te. grazie. Esattamente. Grazie, arrivederci. Bene, Arrivederci a grazie. tutti. Mi Buongiorno. sentirete Arrivederci, presto. grazie Tornerò a a stalkerarvi. tutti. Certo, gran piacere sempre. A Ciao. tutti.